Ah, molto bene, molto bene, molto benissimo, signore e signori. Buonasera, 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 buonasera. Allora, dunque, prima di evitare grandi, mettiamo subito che siamo in live sulla chat, che siamo in 9 sul server. Stasera c'è tanta, tanta gente. Salutate a Twitch. Ok, allora dunque, signore e signori, Carb, ciao Twitch, giustamente il primo a rispondere, sempre in prima linea Carb come il nostro solito. Allora, abbiamo un piedistallo, piedistalloso o piedistallevole, che andiamo a vedere dopo, una porta aperta, quindi sicuramente qualcuno mi è entrato in casa mentre ero off camera, cioè off camera, off live, sicuramente. Ovviamente ero anche off dal server. Buonasera alla moderatrice, buonasera. E cos'è cambiato da ieri? Un cazzo? Penso sia cambiato un cazzo, sì, proprio esattamente quello. Allora, dunque, e Carve già la seconda volta che scrive ciao Twitch. Manca puttana. Allora, dunque, vediamo subito il messaggino, che io so già cos'è, è il nostro Giovi, che dovrebbe essere anche su Giovi 2001, che è sul server. Buonasera anche al signor Crama, che scrive ciao, ciao signor Twitch. Creatura Tenoias, sei stanco di vivere in un buco? Scegli anche tu Giovi's Constructions e risparmia fino al 100% rispetto alla concorrenza. Prezzo trattabile, minimo la tua fittura, massimo lo storage cell della Playdianagistica. È un genio del male, sto ragazzo. Ok, aspetta che... Attenzione, è arrivato anche il Corsar. Porca puttana. Ok, va lì sopra. Allora, dunque, quindi ufficialmente siamo in 10 adesso sul server. Siamo in 10, attenzione. OC, anzi 0C underscore 34, che non mi ricordo chi è, perdonatemi. Max Libero Fronzo, ciao Max, devo scusate se sei in live Max, non mi ricordo più. Carbe Carbe, Corsaro, Corsaro e Giovi è il costruttore di turno. Poi Cacciatore Nero è il cacciatore che sta lasciando come non so che roba. Itekimoto, ah no, scusate, quello sono io. Okrama è il mio vicino di casa. E poi c'è Arti e Tommy, per gli amici Tommy. Calcimatte 99, che dovrebbe essere tutti i nostri follower. La moderatrice mi dice che Max è in live. Perfetto. Devo ricordarmi assolutissimamente che se per sbaglio finisco prima io di lui, gli vado a fare il raid, altrimenti buonanotte. Mi dimentico sempre di fare queste robe qua a fine live. Mi hanno già cazziato in 20-11, ma va bene lo stesso. Allora, andiamo un attimo a vedere il nostro simpatico Void Ore Miner, cosa ci ha tirato su di bello. Allora, dunque, questi qua ci servono. Di oro ce n'è soltanto uno. No, di roba utile, utilissima, non ce n'è subito così sull'unghia. No, poi la tireremo fuori. Poi da oggi in poi forse riusciremo a tirare fuori la nostra roba. Il cavo dell'arco ovviamente non è ancora temporaneamente collegato, lo collegheremo poi successivamente a breve, appena abbiamo un upgrade un po' più performante dell'attuale. Allora, dunque, cos'è cambiato da ieri? Teoricamente un cazzo. Teoricamente non è cambiato assolutamente niente. Avevo messo a smeltare della roba qua dentro, ma ovviamente è già tutta uscita fuori, perfetto, non ci interessa più di tanto. Poi, allora, il piano superiore non è cambiato niente, come vi stavo dicendo. L'upgrade è sempre upgrade e sti cazzi. Qua abbiamo il crafting monitor e bla bla bla. Qua ci sono tutti i cavetti collegati in modo pseudo decente. Gli advanced inscriber sono tutti funzionanti, quindi è tanta roba. E non ci resta che piagne. No, aspetta, non era così la questione. Dobbiamo fare cose. Allora, dunque, innanzitutto, a parte che è notte, sarà impossibile dormire perché siamo tipo in 10 sul server, bisogna dormire in 20-11. Per almeno il 25% del server deve dormire per riuscire a skippare la notte, perché c'è la mod Morpheus, ma
Mi sa di no, mi sa che non ce la faremo per il momento, a meno che non si vada a coricare qualcuno. E intanto abbiamo già un Blitz che rompe i coglioni, ma questo è un altro discorso. Allora, dunque, ufficialmente che cosa dobbiamo fare? Allora, dunque, dobbiamo fare delle cose. Allora, siccome noi adesso, oggi, come da titolo della live, dobbiamo fare i semi mistici. I semi mistici verranno bene o male, a parte che adesso c'è il problema dei Blitz che rompono le palle, bene o male verranno fatti in questa zona che abbiamo già illuminato precedentemente. L'unico, diciamo, problema che abbiamo è lo storage, perché noi con la nostra, siccome adesso dobbiamo gestire tutto con l'Upgrade per evitare di stare lì a diventare scemi con le casse, praticamente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ampliare i nostri orizzonti anali, i nostri orizzonti diciamo dei drive, perché noi abbiamo soltanto dei drive da 1K scrausi che li guardi e sono pieni. Quindi bisogna per forza fare degli hard disk dedicati per determinati tipi di risorse che verranno poi utilizzati. Siccome per nostra fortuna, per grazia divina, dentro al server abbiamo la Mystical Agriculture, mi sembra più che giusto usarla. L'avevamo già utilizzata in passato nelle nostre serie single player con la moderatrice che ci faceva tutti i calcoli astrusi per riuscire a fare cose, ma oggi noi la faremo uguale, ma leggermente diversa, nel senso che io nel single player, per avere la possibilità di, come si può dire, per avere la possibilità di craftarmi le cose per tempo lasciando il computer acceso soltanto 2-3 ore al giorno prima o dopo le mie live in single player, avevo fatto dei campi che erano praticamente i campi divisi 3, cioè un campo era diviso in 3 risorse. Adesso, siccome siamo su un server che è attivo 24 ore su 24 con i chunk loadati, quindi con i chunk loader, perché come potete vedere dalla mappa qui in alto a sinistra, noi abbiamo la possibilità di chunk loadare le zone della mappa, che la maggior parte sono già, cioè la maggior parte, un po' sono già chunk loadate. Cosa dobbiamo fare praticamente? Noi, il signor Krama si è dimenticato di chunk loadarsi la cosa, aspetta un attimo. Ok, si è dimenticato di chunk loadarsi la sua farm, il signor Krama. E praticamente noi adesso andremo, beh, non subitissimo, però andremo a chunk loadare, anzi, facciamo subito, se no poi ce lo dimentichiamo. Andiamo a chunk loadare la nostra zona, questa qua. Adesso non so di preciso fin dove devo arrivare, però dovrebbe bastarmi questa per il momento. E praticamente cosa andiamo a fare? In questa zona, in questa altura, in questo posto di merda, così si può definire. Andiamo a fare i campi della nostra simpatica Mystical Agriculture. Mystical Agriculture che richiede cose. Allora, innanzitutto, che cos'è la Mystical Agriculture? Per chi non lo sapesse, facciamo uno spiegone molto rapido. È una mod, è strano da dire per me, ma è una mod tendenzialmente magica che ti permette di farmare però anche oggetti tecnici, nel senso che per non diventare scemo con il query che ti tira su i materiali che vuole lui, vedi prima che eravamo pieni di merda con il come si chiama, con come si qui cazzo di cristalli della Towncraft, ecco, abbiamo una roba piena di schifo della Towncraft e company. Noi andiamo con la nostra Mystical Agriculture a coltivare nella minuziosa parte nello specifico, ecco, non nella minuziosa parte, nello specifico andiamo a coltivare quello che ci manca principalmente per poter fare cose. E quindi noi praticamente adesso
dobbiamo craftare i semi basi. I semi basi sono apparentemente una cazzata, perché i semi basi della... Allora, prima di tutto facciamo chiocciola mystical e abbiamo soltanto due oggetti attualmente, l'inferium seed, l'inferium essence che abbiamo tirato fuori dal quarry forse, e il prosperity shard. Prosperity shard, che è un minerale che è iper raro nel mondo, diciamo, reale del gioco, però con il quarry ce ne tira su abbastanza. Anzi, a proposito, devo andare dal quarry perché non ho guardato se ha tirato su il Prosperity Shard. Adesso, come ho guardato le altre cose, ma il Prosperity Shard non l'ho cagato di striscio. Allora, vediamo subito. Il problema è trovarlo adesso il Prosperity Shard, perché è biancastro, tipo il Dimensional Shard, ma non è la stessa roba. Aspetta. Se io facevo... Eccolo qua. Prosperity Ore, Mystical Agriculture. Allora, l'unica cosa, questo qua adesso, siccome ho visto che molte e spesse volte c'è il problema, eccolo qua, Inferium Essence, anche te, perfetto. Molte e spesse volte questo simpatico Quarry, siccome tira su una valangata e mezza di roba che non ci serve un cazzo, tipo l'oil sand, no, gli elderite, sto zitto perché mi serve. Ah, attenzione, la Yellowrite ha due tipi di radiazioni, da 6 e da 2. Ah, mi mancava sta roba qua, mi sfuggiva. Poi abbiamo, vabbè, il Torio, solite minchiate. Però dicevo, ci tira su un mucchio di roba, tipo il Resonating Ore, non so, il Cinnabar Ore che non ci serve sempre, il Topazio, la Tanzanite. A noi per il momento, a meno che non ci serva una cosa proprio specifica, non ci serve tutta sta roba qua. Quindi praticamente noi cosa facciamo? Andiamo a, come si può dire, bypassare il problema di questo query che ci tira sul cazzo che vuole lui, andando a fare direttamente i semi. Quindi adesso non mi ricordo più se l'avevo messo in auto smelting qua, il Prosperity Ore, Inferium Ore, perfetto, e Prosperity Ore, molto bene. Quindi se io adesso li butto dentro l'Applied, questi due, Prosperity Ore e Inferium Ore, se ci entrano, perfetto, si attiva il nostro in automatico, perché non è un autocrafting, è un auto tutto, fa tutto da solo. Appena becca uno di questi oggetti qua, lo butta dentro e chi si è visto si è visto. Comunque, noi praticamente andiamo a polverizzare il Prosperity Ore e ci dovrebbe dare 4 shard a botta, che non fanno schifo. E tutto il resto, poi, ovviamente, con i tubi della Thermal, come avete visto ieri sera che stavo costruendo cose, va a finire qua dentro. E la cosa è muy, muy buona. Poi, altro direi basta così. Direi che siamo a posto. Se vuole la divisione dei campi, mi servirà più tardi, probabilmente. Se riesco a fare le cose, mi servirà più tardi. Allora, dunque, partiamo con i semi. Allora, dunque, chiocciola mystical, ok. Tralasciamo l'Inferium Ore e il Prosperity Ore perché sono in fase di macinazione. Malessi Isola viene su Discord. Ma veramente stavo facendo la live ed ero per i cazzi miei, signor Z. Dipende quanta gente c'è su Discord. Se ci sono 14.000 persone che fanno casino, è un conto. Se c'è chi c'è su Discord, dove, ma soprattutto lei perché non è sul server? Mi spieghi? Perché non la vedo, non vedo Zliner scritto sul server, dove si trova? Dove si trova? Quindi si isola. Quanta cazzo, no, di quanta gente c'è sul server? 14? Vacca puttana, dove cazzo sul quello di Okrama siete? Sì, ormai stiamo utilizzando il suo Zeta Carb Cacciatore, Tommy, poi c'è in live c'è Okrama e Berro assieme. Ah, figo. Molto bene. Allora, sto caricando il pack dal mese scorso.
Porca puttana Z. Del mese scorso lì che carica il pack. Oddio. Sì, non è leggerissimo, ecco, vediamola così. Allora, quando ha loggato in casa sua deve ritirare un pacco, comunque c'è una roba da recuperare. Dicevo, sto arrivando comunque, perfetto. Gli va detto stia arrivando e non stia venendo, sennò poi viene fuori un casino. Stavo cercando di fare mia mystical, dunque mystical. Allora, dunque, intanto vedete i prosperity shard sono aumentati perché il nostro maceratore qua sulla sinistra procede spedito verso l'infinito ed oltre. A parte questo, è messicano curioso. Buon gustaio, Z. Allora, i primi semi da fare sono il Base Crafting Seed. Il Base Crafting Seed è una cazzata epocale perché sono i semi classici di vanilla, di grano, con il Prosperity Shard, quindi è molto veloce questo crafting. Non mi ricordo quanti me ne servono, però per scaramanzia andiamo con delicatezza. Molta delicatezza, dedicata al signor Z-Liner. Poi, per procedere con le cose, dobbiamo fare il seme di Inferium, che ho già sminchiato a cliccare, tanto per cambiare, che dovrebbe essere questo qua. No, scherzavo. Inferium Seed. Me ne ricordo più come funzionava, aspetta. Sì, Inferium Seed. Inferium Seed di tier 1 ci dà l'Inferium Essence, una Inferium Essence. L'Inferium Seed di tier 1 ci dà 2. Poi c'è il tier 4 ce ne dà 4, il tier 4 ce ne dà 8. È un po' confuso, il tier 1 ce n'è da 3, il tier 4 ce n'è da 12. Insomma, più alto il tier, più inferium cazzo ci dà praticamente. Sta cosa qua mi mancava nella vecchia Mystical Agriculture perché non c'era sta cosa qua dell'inferium seed di tier 1, 2, 3, 4, 5 e 14. Non esisteva sta cosa. Il tier 1 possiamo fare, il tier 2 non penso, quindi partiamo da un Inferium Seed di tier 1 e chi si è visto, si è visto. Io pensavo già di dover fare chissà che roba perché probabilmente hanno cambiato qualche crafting, però pazienza. Noi andiamo a fare l'Inferium, allora prendiamoci i nostri se, 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 semento, se le nostre sem, sente, semenze, sentenze, vabbè, queste, e ci andiamo a craftare. 1, 2, 3, 4. Ma io guarda, ne farei giusto 3 per iniziare perché non vorrei aggravare troppo la posizione del nostro Inferium Essence. E quindi per il momento mi fermerei qua. Poi intanto c'è il server che va avanti a fare cose, quindi va bene così. Off camera avanzerà abbastanza velocemente. E questo è uno. Questa cosa qui possiamo lasciarcela temporaneamente qua, ferma. Abbiamo fatto già questi segni qui, vanno benissimo. Adesso però ci serve un oggetto mistico che non è ancora stato ben definito. No, ovviamente è già definito, però bisogna sempre rispiegarlo che non si sa mai, che è il cristallo di luna che rendi la notte romantica. È l'Infusion Crystal. L'Infusion Crystal che è praticamente la base della mod. E su Premium vedete ogni tier cambia colorazione, però si fa relativamente facile. Ecco, ovviamente i primi tier saranno sgravi da matti, cioè sgravi, scusate, saranno paccosi da matti perché si consumeranno come niente. Poi, man mano che si va avanti, si riesce a fare i tier quelli un po' più strong. Allora se ne può parlare. Attualmente ho letto un culo in chat, non ho capito il perché, ho visto partire un culo. No, niente. Sono partiti dei culo a caso, probabilmente c'è qualche Max nella sua live, sicuramente ha fatto qualche richiesta di scrivere culo in chat. E va bene così.
Allora, dunque, dicevamo, i SID, ecco, i SID, a noi adesso però ci servono degli altri oggetti, perché già che ci siamo, procediamo nella costruzione di altre cose. Allora, vediamo subito che cosa ci serve. Allora, per il tier 1 crafting SID, se lo ribecco, porca puttana, ce l'avevo in mano prima, l'ho perso, eccolo qua. Allora, il tier 1 crafting seed ci permette di fare, vabbè, il tier 2, vabbè, i stone seed, ma non mi sembra il caso, i dirt seed, ma non mi sembra il caso, le natura seed che ci danno gli oggetti naturali, minchiate varie, ma non penso che mi servano, i wood seed, abbiamo una farm di legno che la metà ci basta, i water seed, a meno che non mi, li avevo utilizzati una volta i water seed, però non mi ricordo per quale motivo. Gli ice seed mai utilizzati e i zombie seed. Ecco, i zombie seed potrebbero essere utili perché noi non abbiamo ufficialmente una mob farm, quindi possiamo vedere. Servono per l'innaffiatoio. Ah, giusto, quelli d'acqua servono per l'innaffiatoio, giusto. Ne farei soltanto uno. Hai perfettamente ragione, guarda, già che me l'hai detto, lo facciamo al volissimo. Però ci servono, esatto, il tier 1 crafting seed che ce l'abbiamo, l'inferior essence ce l'abbiamo, ci mancano 4 secchi d'acqua però, che noi ne abbiamo soltanto uno, quindi gli altri dobbiamo craftarceli. Allora, dunque, te cancellati. Allora, dunque, i secchiali d'acqua, abbiamo poco iron, però ce l'abbiamo imboscato in altri luoghi. Ok, sono 4 secchiali d'acqua così, grazie. Adesso li andiamo a riempire. Fonte d'acqua qua fuori. Mi ricordo c'è una fonte d'acqua qua fuori abbastanza illimitata. Problema sarà poi rientrare dentro casa, ma poi ci inventiamo qualcosa. No, a parte che se la pesco così, dovremmo essere a posto. Ok, perfetto. I secchialozzi ce li abbiamo, qua dobbiamo chiudere, via. Dobbiamo chiudere la porta a mano perché intanto non è questo. Poi qua adesso andiamo a togliere il crafting di questo, ci mettiamo, allora, Mystical con la Y magari, a Mystical, allora dunque, dov'è il crafting del seme dell'acqua? Eccolo qua. Move items, grazie. Perché? Tier 1 crafting, scusi, eh. Ah, perché non l'avevo fatto? Sorry, sorry. Errore mio, sorry. Avevo fatto il base, non avevo fatto il livello tier 1, sorry. Water seed, thank you, heavy machine gun. Ok, water seed ce l'abbiamo. Sto ancora caricando, è incredibile, porca troia Z. Non mi ricordavo fosse così menoso il caricamento di sto pack. Allora, dunque, questo qua ce l'abbiamo, molto bene. Poi, diciamo, del tier 1 ci serve ancora qualcosa? Moderatrice, si ricorda, visto che lei mi è stata d'aiuto con i zombie coso? I zombie seed ci danno i zombie essence. I zombie essence ci danno la rotten flesh o la zombie head, ma secondo me non ce ne frega un cazzo. La rotten flesh serve a creare oggetti particolari. Leather, lo scelto dei zombie, vedi, la twilight, non ce ne frega un cazzo. Graveyard soil, no. Sacred light, vabbè, troppa roba, troppo complicata. Ah, il sandwich del cannibale, caruccio. La cosa arrabbiata. Lo spawner, caruccio. Cioè, sì, c'era farm biocrama, ma non volevo. Fertilized dirt, random things. Carina. Zombie fragment dei reliquiari, zombie pigmen, dimlet, un hammer strano, factory flash della wood, no, ci servirà poi per altre cose.
Zombie head, the factory layout, beh, blocco di card, marcia. C'è un mob filter che non so a cazzo serva. Un amuleto. Non penso ci serva. Zombie chunk. Nessence of Shishing per le api. Ma secondo me non ci serve un cazzo. Quindi per il pot. Per il. Ah, la farmland per il pot, ma certo. Ma a parte che non ne stiamo usando tantissima, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi. Non stiamo ciucciando tantissimissimo legno di là, quindi non. Io il tier 1 mi fermerei qua. Guardiamoci un attimo. Ma è comunque poca. Cosa è poca? La legna che produciamo, ma abbiamo una cesta piena, non penso che. Allora, poi abbiamo il Fire Seed che ci permette di craftare i secchiali di lava infiniti, se non mi ricordo male. No, ci dà la flint, il secchiello di lava, la sand colorata, ma direi anche di no. Non penso che ci serva. Allora, dunque. Alexander, buonasera Alex. Quando qualcuno di voi non fa live, mi sento come nell'episodio di San Valentino di due fantagenitori. Nulla potrà colmare il vuoto. Madonna, è esagerato, ragazzi. Non pensavo di. Cioè, non pensavamo, parlo per tutti, non pensavo di essere così importanti che se salta la live la gente si suicida, ecco. Comunque, grazie per l'apprezzamento, che se nessuno fa le live. Ti senti male, ma stasera hai addirittura la doppietta. Hai la doppietta mia e di Max, quindi hai voglia. A tua scelta, puoi seguire la live che vuoi, oppure tutte e due assieme, così diventi rincoglionite e non sai più chi seguire. Allora, per i semi-etti, dunque, i fire seed penso non servono a niente. I dye seed potrebbero esserci utili. I nether seed potrebbero servirci a qualcosuccia. I dye seed sono tentato, però. Se no abbiamo il pig seed, vabbè, ma porca puttana ci ho cliccato sopra. Pig seed niente, chicken seed niente, legno, se legno, buonanotte, le mucche, le pecore. Siccome sono già rincoglionito vi seguo contemporaneamente a tutti. Grande Alex. Poi. Questi qua, gli slime seed forse potrebbe essere utile. I rubber seed, interessante. Aspetta, che Max ha chiesto di andare a aspettare. Scusate, visto che anche lui sta facendo la live, contribuisco a dargli una mano. Andiamo un attimo a dormire, così almeno, perché bisogna arrivare al 25% purtroppo del server che dorme per poter aia per poter attivare il coso la Morpheus. Più siamo e più questa soglia dovrà abbassarsi, perché sennò dobbiamo chiedere al Gentilmount, al signor Okrama, se ci abbassa la soglia del coso. Allora, eravamo andati alla Mystical, ma no, questa cazzo di Y, porca puttana. Allora, eravamo arrivati a tier 2, i dye seed sì, forse, poi ci serve il. No, chicken no, queste qua delle cose no. Il rubber seed ci serve, quindi se vuole prendere appunti la modellatrice, così le facciamo poi le cose. Il sulfur non mi sembra, l'alluminio per adesso non lo stiamo utilizzando. Il copper assolutissimamente sì. I granelli dell'infinito assolutissimamente sì. Grains of Infinity, quelli del marmo non me ne batti i coglioni, quelli della limestone peggio ancora, il basalto peggio che andare di notte, l'apatite non penso mi serva, il sulfur seed buonanotte, le slimy bone non ce ne frega niente, il merrill che deve essere un tipo di legno, tipo una roba del genere. No, non ce l'ho ancora tutte quelle essenze, Alex. Sto pensando a cosa fare per selezionare quelle che mi servono.
Poi c'è il Marble Seed di nuovo e lo Slate Seed. Ok. Del tier 2, allora ricapitolando, facciamo i Fire. Non mi sembra che mi. No. Allora facciamo i Die Seed del tier 2, confermiamo i Die Seed. Nether Seed non me ne frega niente. Pig, Chicken, no, questi qua niente. Poi facciamo i Rubber Seed del tier 2, confermiamoli. Volendo facciamo anche ah, che bello ruttare così a gratis. Facciamo anche l'alluminio, che è un metallo che potrebbe esserci utile. Il copper, assolutissimamente sì. Il granello dell'infinito, Grains of Infinity, che è ci serve per l'enderaio. E poi basta, perché gli altri sono basalto, apatite, zolfo, slimy bone, merrill, marble e slate. Non ce ne frega assolutamente niente. Ok, cos'è che mi ha scritto Alex? Ma di base servono per fare le pietre, quindi di base sono a formare. Se no, no, devo proprio. La inizio stasera la mistica, Alex. La inizio proprio. La inizio, inizio proprio. La inizio inizio, proprio il base, il base, il base. Partiamo dall'inizio. E però adesso per craftare, per usare questi semi, ci serve ovviamente un oggetto che ci è sempre stato molto caro e utile in negli ultimi single player. Oltre che i Grow Accelerator, ci serve una farm automatica. Ovviamente la farm automatica. Scusate solo, un attimo solo. Perché ho 64 di iron ore qua dentro messi a cazzo? Scusa, non c'è l'iron ore qua a smeltarsi. Oddio, sacrilegio. Mi ha perso l'iron ore come. O mi sono dimenticato di metterlo io. Vacca puttana. Aspetta un attimo. Minuta. Se no, metto l'iron ore a smeltarsi qua dentro e poi non mi si smelta, mi girano i coglioni. Speriamo funzioni. Ok, perfetto, l'ha preso. Sei illuminato d'immenso. Molto bene. Posso vivere tranquillo adesso. Dunque, una volta fatto questo, possiamo fare. Cosa facciamo? Ah, giusto, stavo facendo i cosi. Allora, uno è il planter. No, come cazzo si chiama? Uno è il plant. Facciamo prima, così tagliamo via un po' di plant sower, plant gatherer. Oh, ma è arrivata la puttanella. Ciao Tarf, ciao. No, Tarf, ho visto che sono in 20 ordici, fanno troppo casino poi. Cioè io devo fare due cazzate, però viene fuori troppo macello poi. Sono in 20.000. Allora, dunque. Sì, ma siamo in live. Porca puttana. Sia io che Max siamo in live. Ho visto adesso che siete in 4 nel coso. Allora, dunque. Oh, che palle. Aspetta un attimo, andiamo a dire cosa vuole Tarf prima che lo strozzo. Un po' più alto il prezzo, no? Grade question point. Forse era un po' più, forse era meglio, come si chiama, mettere un po' più basse, un po' più alto il buon senso. Vedi Max che io ho il potere di portare qua Ikimoto? No, tu devi smettere di rompere le palle, hai capito? Perché Stia c'è calmo. la gente che sta facendo la live, sta cercando di spiegare cose pseudo intelligenti e vieni a rompermi le Vai, palle te. vai. Vieni su Discord, vieni su Discord, vieni su Discord, vieni su Discord, peggio dei bambini piccoli, mannaggia al Allora, cazzo. signor Ikimoto, sia ben chiaro che io non ho mai voluto tipo metterle in coso le cose, eh? Cioè, io Ma volevo. io ce l'ho con Tarf e basta, però so che ci Ah, va sei bene, anche a te. posto, a posto. Faccio Allora, un po' di cacciara, intanto ormai. siccome siamo in 5 su i vecchi del TMP e Non della dire TMP, TMP. mannaggia il cazzo. Aspetta, sei buono, ti spiego il perché. Ti Diamo sta brucio la pace ca a ti, chi ti brucio la casa sul piace. server.
Icky è proprio infuriato, è partito. Ti mette la testa su una, su un'incudine, te la metto la testa. Mi ha contattato una persona stasera. Sì, ha contattato anche noi, credo. Ok. A me per fortuna, a me per fortuna no, sai che penso io. Vabbè. No, penso che sia quella che pensi. Ecco. Vorrebbe fare un podcast tutti assieme di una reunion. Uh-huh. E ha chiesto se ci possiamo mettere in contatto con lui. La risposta mia era l'immensità del cazzo che me ne frega? No, no! Oddio! Ci sono 3-4 live in ballo. Gesù, ragazzi! Troppa qualcosa, molto di più. Anche qualcuno ha detto Gregtek. Perché chi ha detto Gregtek? Scusate, no, cosa c'entra Gregtek? Cristo del Dio! Ah, io che cerco di fare quello che passa, non il sanguigno di una volta, di giro, proprio, cioè, manco il scopone lanciato. Vabbè, dai, vabbè, su, per basta capire, andare, tutti, tipo buttato sotto il cane con l'auto, no? No, non è così, ragazzi, solo che, cioè, allora, ci sono stati sì dei dissapori in passato. Ci siamo un po' mandati a fare in culo le mamme, ma niente di troppo particolare. Su come, vabbè, ma l'idea era prendere l'idea così a crudo, a caldo. Ecco, però a crudo o a caldo? Che ci sia mai... A cotto. È cotto. Perché crudo, ecco, e caldo non vanno d'accordo, Icky. No, è la carne scaldata solo sulla piastra senza farla cuocere. Ma esiste, cazzo, dire anche non sono interessato. Guardi, vi faremo sapere. Troia, ragazzi, c'è, cioè, spoverito che c'è la mamma, ma perché ha detto cazzo? C'è la figlia là vicino che si domanda, papà, ma che cosa gli hai fatto, poveretto? Troia, ragazzi. Che però, dai, cos'è? 2000, è stronzo, ma ha pure dei difetti. Esatto. 2014 non è cambiato un cazzo il gruppo, eh? No, da che? Un gruppo di che? Quale gruppo? Di continuità. Ah, ok. Sempre quindi corrente infinita? Corrente infinita cosa? No, il gruppo di continuità, stavo pensando già alla corrente infinita, io non so. Tu pensi sempre alla corrente infinita, è tipo una... Ah, è il mio standard, come, come l'HTTPS per internet ormai. Allora, tra l'altro, io voglio sostituire corrente con figa, per favore. Io ce l'ho. Bravissimo. Davvero, è cambiato sesso così all'improvviso. La figa o la corrente, non ho capito. Secondo me ce l'ha con la corrente. Aspettate un attimo, è che sto facendo una reunion di amici del 2014. 2014. Ciao amici del 2014. Ciao, siamo appena arrivati con la macchina del tempo, come stai? Sì. Sono coloro con cui ho cominciato a fare YouTube. Che culo, eh? È un articolo di riunione che sta venendo fuori. Stasera non scopi, Tarf, mi dispiace. Guarda che vi sto facendo vedere dalle vostre live. Uno è quello, che è Max. Buongiorno. Poi c'è Kimoto che è qua su. Buongiorno. Ah, c'hai la multi live. No, in realtà c'è una live solo aperta, ma è switch sui vostri canali. Poi c'è un Kram che non è online e un Liner che non è online. Vabbè, ma Z è culo, quindi sappiamo già. Tra un po' arrivo pure io. Se poi logo, ammazzo Max e vengo a letto. Cosa vuoi da me? L'importante è che abbia 49 livelli, poi il resto no, ne ha 9. Che palle, però. Allora, prima li droppa addosso le esperienze e poi lo droppa addosso. Potrei farlo, perché ne ho una quarantina di livelli, effettivamente, io. Se può fa. Vabbè, quindi chi è che banniamo stasera? Non lo so, non abbiamo più il TS per fare i ban, quelli da un secondo della gente. In realtà esiste ancora. Sì, il TS esiste ancora. In realtà il TS esiste ancora. Sì, ma no, su Discord non lo puoi fare. Grazie. Però aspetta, si può fare così. Grazie. Cos'è che stava facendo? Aspetta, Max, mi sono perso qualcosa. Dimmi, tesoro, che succede? Che non so, mi sono perso qualcosa. No, non so che cos'è che ti sei perso, dimmi. Non so, vedo una... Questa qua è la mia best friend, più moderatrice, più tante altre cose, e il suo nome è Giulietta. Ah, ok.
Basta. Ah, quindi è una ragazza multitasking. È una ragazza, Cioè, è una come tutte le donne, più o meno. multiragazza, sì. È una... Nel senso che ha talmente tante personalità. Fermiamoci qua, Eh? È una multiragazza, ha talmente tante personalità che... Ah, ok, perfetto. Quindi quando è cattiva è moderatrice, poi Poliedrica, sta va. notice, diventa bionda e ti fa da fidanzata, quindi tipo una cosa del Esatto. genere. Chiamala come cazzo ti pare. Perfetto. Confermo, sono tra gli ultimi In superstiti di teoria non cattiveria. stiamo insieme, però Piacere di non... conoscerti come cazzo ti pare. Comunque chiama Giulietta va più che bene. Multiragazza non è che suoni così bene, no, sì, tipo la dea Kalì, no? C'ha 12 braccia per darmi un sacco di schiaffi. Attento alla proboscide. Va bene. Allora, 60 minuti. quello che fa il simpatico è Iki. Ma Iki scherzi a parte, e ragazzi. Tarf sono quelli che fanno i simpatici. Comunque c'era Da anche poco tempo. ieri, l'altro ieri, invece. Ciao, piacere. Io non c'ero. Ma da Lui quanto è tempo Tarf, che che è non uno ci dei tre. Tarf è vero, però Iki sì. Ma sì, lo so, ho visto la live, non tutta, ho visto un pezzo di live. Non tutto. Però era per rompere i Ah. coglioni e basta. Sì, lo era. Ok, io ho già gli MA Drive che sono tipo arancioni. Vabbè. Io ne ho Vabbè. quattro che fanno cagare, perfetto. Nei Siamo... quattro. Io per fare sta cosa a te, Max, per sbaglio ho buttato i semi del 64K. I E semi. poi sto morendo dentro. Sì. Come stiamo morendo? Come dire i semi? Ho messo una mod troll che puoi piantare i semi di quegli hard disk e ti crescono gli hard disk dalle piante. Sì, Cosa vabbè, vuol ma dire? è una roba E senza perché hai fatto sta senso. roba? Perché Perché è culo? no? Perché è Ok, culo? devo smetterla di fare domande, ragazzi. Sì, no, Io. no, non fare. Fai prima. Te rischi la risposta come quella di Ci TAC che ho voglio dato a qualcuno che mi Tarf. regali dei copper, che è bello, l'altro pezzo lo scegli tu. Manico di legno, Ma giuntura di copper, vediamo che cos'altro. Ok. manca il jolly, il carb No, il carbo c'è. online. Il Sai carb dove? c'è, adesso No, su non sarà Discord. collegato. Discord. Vabbè, Manca poi due non è che domande. puoi Con Vimbo avere non c'è Pinno. ancora. Vimbor è scomparso invece. C'è Eh persino sì. Pinno è rientrato, fai te. Vimbo, Figa. onestamente, non so che fine. Ho provato a contattarlo, niente, non riesco. Io ti giuro, mi è passato in mano, Max, il video tuo dell'Angry Node. Non so se te lo L'Angry ricordi. Node. Non so se ti Ah, ricordi le robe il video incazzate. dell'Angry Node. Sciacquala. Esatto. E il giorno dopo mi è passato in mano, sempre dal canale dei Barrofronzo, il video di Io e Pinno su non mi ricordo quale FPS Giulietta, se vuoi io la che hanno riprendo sul però. tank. Ho detto, ma no, Le quanti anni sono granate che passati? saltano nella mia Se live. Figa. non la strofinare in maniera tale che non perda tutto quanto la sua fragranza, ma cazzo, buttare via una cartoletta perché ti è caduta a terra? No, cioè mi pare brutto. Ricordale che se sono passati meno di 5 secondi i germi non l'hanno contagiata, quindi per cui si può Sì, mangiare. quello che sto volta l'ho detto io, però lei è Perché? fuori di pensiero. Mangiala tu e basta. Sì, no, ma adesso non è che, perché anche camera mia non è che sia proprio asettica a livello di, Quindi nel senso buttarla in Vabbè, padella perché mi è caduta a terra, dai. Ma lì... la tua fame non lo sa, Sì, quindi... Sì, ma io infatti. adesso sì. Vabbè, tutte queste pignolerie Sto adesso. cazzo di pack che non mi funziona, è la seconda volta che lo carico, Perché quindi... non ti funziona? Cambia Non il mi... PC. Si blocca tutto, si blocca. Cosa si è bloccato? Attendere la Cosa vai? risposta. Cosa è successo? Come a me che andavo a un No, FPS? c'è un, non so, Ascolta. un bug nella GUI per cui non mi fa cliccare i tasti giusti per Il bug si chiama utilizzare. un PC del cazzo. Il bug si chiama probabilmente hai il monitor troppo grosso? No. Forse. Ma gli facciamo la casa di Max a rosa? Perché Guarda che io sì. sono ancora dentro al Discord, cioè volta stai dentro al Tipo. Discord, eh. Io ti ringrazio, ma anche no, cioè, è così bene per una volta che no, Oh, Bisogna lo proprio. pensavo fosse una buona idea C'è avere lo gente che schermo sta anche già con me. quotando la Allora. casa rosa, ha scritto sulla chat del server. Sacco, ciao Carb. L'unica casa di Max che io ricordo Ciao Carb.
ecco, era nel vulcano del primo TMP. No, c'è anche Erebor con la fatta da Vimbor. No, c'è Erebor fatta da Vimbor. Io che spostavo le montagne. Che poi c'era. A chi serve lo spostamento di una montagna? Io mi ricordo di Jolly che voleva rubare le case con la Apled. Ah, sì, con i spazi al pylon. In aria. Poi c'è stata anche la casa nel teschio, tipo, che alla fine ho vissuto dentro quella roba lì, ma... Poi c'era anche la casa... Ah, quell'isola uno per uno lì, quella... Quell'isola era bravissimo, proprio poi, quella. Poi c'era anche la casa di Carb che esplodeva, che io ho messo la TNT dentro. Madonna mia. quando era venuto ad ammazzarci con la sua bacchettina magica del cazzo che passava le armature, porca puttana, io ho tirato giù un muro di case, io ho tirato giù, cazzo. Ah, bei tempi. No, non lo erano. Come non lo erano? Ma no, ma perché? Arrivo subito. Ma erano bellissimi tempi quelli. Gente che esplodeva, gente che saltava in aria. Io mi ricordo solo quando la mia ex era in miniera e fa: ma c'è un uomo nero che mi sta guardando, non lo guardare. Selene è morta da un Enderman. Ah, per un attimo, infatti, per un attimo pensavo c'è anche Jesse con Mabba. Non c'era Mabba ancora, perché era, aspetta, quello era TMP. Mabba, no, Mabba non c'era nel primo TMP. Dal secondo TMP mi sembra. TMP2 c'era. Però mi pare che sia arrivato. No, ma era nella stessa mappa del vulcano. Ma è arrivato dopo. Perché mappa era con non mi ricordo chi. Aveva fatto tipo la casa nella cioè al di là della catena montuosa che stava davanti alla baia del vulcano. E avevano non mi ricordo che troiaio fatto con una mod magica. Avevano tipo corrotto il chunk in cui erano e tipo si stava sì, tutto. Giusto, era quello una che fame, quando eri in quel chunk ti scendeva rapidissimamente la fame, giusto? È vero? Sì, esatto, che morivi di fame, cazzo. Ma certo, non mi ricordo era cosa, come si chiama? Non mi ricordo il nome, vabbè. Non me lo ricordo neanche io, però l'abbiamo buttato fuori, non è più rientrato, fortunatamente. Sì, no, ma è quella, la scena è quella, cioè nel senso, me la ricordo che eravamo andati in Ventordici in modalità creativa a capire che cazzo stava succedendo in quel chunk. Stava veramente, sì, e morivi instant. Moriva di fame proprio, eh. Ed era sempre nella stessa mappa che c'era tipo l'allevamento di api per andare a casa di... No, era un'altra, vero? L'allevamento di api per andare a casa di chi? Mi sa che era TMP2. Allevamento di api intensivo? No, non mi ricordo chi è che aveva fatto allevamento di api intensivo. Forse addirittura sempre là della TMP, non me lo ricordo. No, l'allevamento di api intensivo l'avevo fatto io in... ma l'avevo fatto tipo citandomele in creativa quando si faceva il test del server per vedere se reggevano. Io mi ero incazzato a morte, non si sa perché. Incazzato per cosa? Boh, perché ti hai citato le cose. Ma era in sì, ma era nel server in creativa, cioè quando si testava il modpack, è per quello che ciao Jack Paul Semi. Era per quello che ce ne battevamo i coglioni di quelle robe. Solo poi non mi ricordo, però non mi ricordo per quale motivo ti eri incazzato. Sì, è vero, non mi ricordo una roba del genere. Ma senza cioè apparentemente senza motivo, cioè no, perché era della Open Blocks comunque questo modellino dello scheletro. Ascolta, io sono riuscito a far crashare il server minando. Mm-mm. Vabbè, tu hai fatto. Sei riuscito anche a intasare un Applied minando. No, era il bus di un Applied. No, non puoi intasare. Il bus lo intasi se ci colleghi troppa roba assieme. C'è troppo. Ho guardato il. Come si dice? Ho guardato i ricordi di Facebook di quel cazzo che è. E praticamente sono passati ieri, mi pare, esattamente 8 anni dal fischio bambino. Perché ma va, davvero? Sì, perché si può fischiare il mio bambino, che eravamo nel tuo sotterraneo sotto la tua montagna. Sempre ancora nel primissimo TMP che ti eri fatto la casa sopra alla scogliera, di quella... Era il primo, allora. Che ricordi. Siamo vecchi, eh? Ma se voi, magari voi, cioè io sono ancora tranquillissimo. Ehi, hey, bitches.
Magari che bel cantiere che c'è laggiù. Le cose se non ho abbastanza vis. Non l'avevi visto, vero? Non avevi visto, ma che belle robe asimmetriche, bravo, mi piace. Fucesca, allora ti credo di averti mandato un messaggio audio subito dopo la maratona per farti gli auguri di compleanno, perché l'altro ieri avevi fatto gli anni ma non ti avevo cosata. Però poi me ne sono ricordato prima di andare a dormire, prima di andare a dormire ti ho mandato la cosa. Hai ricevuto questi auguri, piccola Fucesca? Io spero di sì. E se non li avessi ricevuti, cosa succede? E niente, si incula. Cioè, Zino, si incula. Ma cazzo! Rompe il cazzo a me per la risposta di prima, adesso lui dice si incula. Cioè, cazzo. Allora, ti ringrazio molto, Pavego. Delicatissimo. No, ma nel senso, non è che non ti ringrazio più. Ma no, Fucesca, abbi pazienza, scusa. Allora, tu hai fatto gli anni. Allora, adesso non è che ti sia dovuto farti gli auguri, ma dato che io ti voglio bene, ti volevo fare gli auguri. Non ho potuto farteli in tempo perché avevo altri cazzi da fare e quindi ti ho mandato un messaggio. Ma se te non apri i social per guardare i miei regali, i miei auguri, non è che tipo posso, cazzo ne so, mettermi in croce da solo per questa roba qua. Pazienza, no? E quindi ti impuli. Esatto, pensavo volessi metterti a nudo, già che c'eri. Guarda le cose, sicuro. Poi il video dei Lucky Block, Madonna, Jack Ponsemicro, era in un server di prova che eravamo aperti 500. Lo dico perché avevo i cazzi in giro anche io, ma letteralmente oppure, cioè vabbè, non mi voglio fare i cazzi tuoi, cioè vabbè, lasciami stare. Comunque la metti sta frase, suona male. Ah, sono sempre belle le frasi che suonano male, già. Andiamo a rompere i coglioni. Così. Ah, che ti sento. Non lo so che mi senti. Comunque, fermati, Max. La mia moderatrice mi ha detto di ricordarti che hai perso un polmone per quel video. Per quello dei Lucky Block? Penso di sì. Ciao, Lucky Block. Allora, ok. Dunque, esiste, e immagino che esista, un affare che tu ci metti dentro un tubo. E questa cosa ciuccia gli item della Applied Energistics? Sì, certo. Ok, come si chiama questo macchinario? La main interface. Ma dovrebbe essere la main interface, infatti. Ma aspetta, cosa vuoi fare? Cosa vuoi ciucciare? Vorrei che tu... allora, mannaggia alla morte. Allora, vorrei che tutto quanto quello che smelto all'interno della mia fornace, che va già automaticamente nel mio impianto altamente specializzato dentro una cassa, questa cassa andasse automaticamente dentro allo storage della Applied Energy. Tu togli la cassa e metti le interface. Fa fare l'ME import bus. Import... Bassi, ME import bus, no, fluid import, no, import normale, gas essential. Normale. C'è anche l'essential della Taumi che... Ma state zitti tutti quanti, Cristo! Ma chi ha parlato? Puttana Eva! Allora, perché questo Minecraft è così peculiare? Cosa cazzo sto guardando? Allora, dunque, abbiamo avuto tipo a che fare... io e te, in 10 frasi, ci sono già tipo 7 cazzi e 2 inculate, quindi andiamo una cosa. Allora, cara Fucesca, questo mod è speculare per due motivi. Uno, ci sono 300 mod dentro, e due, ci sto giocando assieme alle persone praticamente con le quali io giocavo tanto tempo fa in una galassia lontana, che è appunto quello là, il server della vecchia Geek Battery, della Fu Geek Battery. Io sono diventato famoso all'interno di YouTube, famoso insomma, ho raggiunto una certa notorietà, un certo prestigio all'interno di YouTube in compagnia di queste persone, e noi stiamo facendo praticamente una reunion con gente con la quale io non giocavo assieme da 6 anni, possiamo dirlo? 14. Una cosa del genere. E abbiamo deciso di farlo in grande stile con questo server con 300 mod. E dato che io A, non gioco principalmente a Minecraft moddato, e B, sono comunque 6 anni che non ci gioco, non capisco un cazzo e la gente praticamente mi chiama. Poi il terzo motivo per cui questa serie è peculiare è che io ho una casa, perché di solito praticamente... casa che non ti sei neanche fatto te, ma questo è un altro discorso. Esatto. I miei giochi all'interno di questo posto sono praticamente che io mi facevo una buca nel terreno e poi andavo a rabbare dai miei compagni molto più avanzati e molto più farmoni di me tutto quanto quello che facevo nella vita. E sei ancora vestito, esattamente.
Allora, ME import bus, eccolo qua. Si fa con lo sticky piston e con il flux, con il quartz, il flux dust e il logic quartz che lo fai. Allora, immagino che sto circuit etching con il logic processor del silicon, dove cazzo lo tiro fuori? No, fai l'altro di scrivere, quello dal sabbione. Dimmi, Etta, che succede? Ah, ok. Sì, ma meno incazzata, che succede? Sei entrata e mi hai guardato malissimo. Cioè, come se mi stessi tipo scopando una gallina, nel senso... Cosa? No, è entrata. Ho avuto questo sguardo tra l'odio e la condanna. Spiega che cosa stavo facendo. Vabbè, i gusti sono gusti, eh. Ok ragazzi, ho un import bus nell'inventario, niente. Io ho un Darth che sta facendo il bagno nella corrente. Aspetta, hai un bus nell'inventario? Ho un import, basta. Super bus. È già tanto che non ha blu Pyroshock. Figa. Ma che cazzo è il Picard? Ragazzi, ma fatelo giocare sto poveretto. Cioè, no. Io veramente, io tento, ah, chissà, adesso. Io lo butterei nella lava, o lo regalerei a Ocrama, poveretto. Che... adesso, cioè, nel senso... Sì, infatti, regalaglielo a Ocrama. Allora, ho un import bus nell'inventario, bene. Sono vabbè, ragazzi, io vi saluto, cagate, ne ho sparato abbastanza stasera. Ci beh, non è più né meno. Weekend con calma, esatto. Ci si becca nel weekend con calma, dai. Va bene, ciao, tante bestemmie, notte. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Dorfolone. Bannatelo ora! Import bus importa ciuccia, quindi adesso ti servono i cavi dell'applet per mettere roba. Ah, e non posso, ok, quindi fermo, non toccatemi, allora applet... non toccatemi! Come si chiamano i cavi? ME cable. Cavi. Oh, glass, ME cable... Si chiamano ME glass cable, c'eravamo davanti al naso. Ripeti? ME glass cable. ME glass cable. Ah, white. Già mi si è ricordato che deve dormire. White pigment cavo, vieni così cavo. L'ultimo è quello normale. Fare in culo. Riconosco un item su 10, perché sono tutte quante tipo robe strane. Però guarda che bello. Cesco. All'interno di c'è la tipo, guarda, ecco un frigorifero, eh. Ah già che c'è il frigo in casa, Max. La cooking table, è vero. Ah, la tauromachia, aggiungiamoci anche quella e siamo a posto. Hai visto che figata, signorina Fuce? Questo è il bello delle cose. Dopodiché, quando una roba non ti serve, fai arrivederci, e non lo vedi mai. Esattamente come qualunque di Mike. Dopodiché è fichissimo anche questa qua, guarda, una balaustra dove io posso tipo pisciare sulle per qua, la gente mi mette tipo le crafting table dentro le cose. Comunque, ho fatto del vetro e qui sotto c'è il molo dove poi io vado a conquistare il molo. Per andare a molo. Voglio un computer decente per giocare a questo Super Minecraft. Ma tu non lavori, scusa, non hai detto che lavori per Amazon, peraltro. O con Amazon, non lo so. Sbaglia una spedizione, cazzo. Sì, un attimo, sbaglia una spedizione. Quando qualcuno ecco, parli ordina... proprio tu che è la stessa cosa, cazzo. Questo zitto. Caricare il lancio degli oggetti può essere che tu lo possa fare con dei cannoni di qualche tipo. Allora, dunque, questo, dunque la mechanism e la play energies, ok. Allora, dunque, devo fare dei cavi della mechanism che portino la corrente. No. Corrente. Sì. Meccanismo corrente ha detto là, stava dicendo lag, quindi perché devi fare i cavi della corrente? Ma la meccanismo allora, è bellissima. Posso parlare prima che allora io non cazzo vorrei sei mica uno streamer crafting termite. Sì, infatti. Porca ma allora io vorrei che crafting terminal fosse così alla cazzo di cane qui all'aperto. Vorrei che fosse in un posto un attimino più accessibile, tipo che cazzo ne so, casa mia, per dirne una. E vorrei gestire il grosso del cablaggio e dello spostamento e della logistica sottoterra, ok?
Ergo, considerato che io ho un Advanced Solar Generator che mi tiene alimentato tutto quanto sto cazzo di drive, vorrei riuscire ad alimentarlo fuori, perché non credo di potermi portare il Solar Generator mantenendone nel coltempo anche la funzionalità, perché sottoterra non arriva il sole, capito? Perché mi servono i cazzo. Comunque l'Applied è figa perché trasferisce l'energia anche tramite i suoi macchinari, cioè basta che sono vicini o sono collegati col cavetto del cazzo. Il cavetto del cazzo, quindi, quindi puoi fare anche solamente il cavetto del cazzo dell'Applied. No, parlate di più in persone perché ho ancora distinto. Quindi puoi lasciare tutto così com'è, dicevo lì, e spostarti solamente la crafting table dell'Applied attaccata col cavetto del cazzo dell'Applied. E come il cavetto del cazzo dell'Applied devo comunque cercarlo, no? Lo devi creare, di solito si crea, poi se tu lo cerchi degli altri non è una cosa tutta tua. No, allora non è il glass cable, perché il glass cable è quello che sta... quello. Cioè il glass cable funziona sia per la corrente che per gli oggetti. Esatto, esatto. È unico, un unico cavo, cioè questa mod. Che cagata è? Come è cagata è, cazzo? A parte che lo fai, ti sveni per fare un cavetto di quello. È sbarellato, cazzo. Devi fare i flux. La quartz fiber che si fa con i quartz powder e il vetro, credo. Sì. Mentre leggi il flux come si fa? Che qual è la cosa? Il flux crystal, il pure flux crystal. Non si trovano questi qua, non si droppano. Devi leggere le informazioni. Allora, quartz fiber è una cosa che si fa relativamente semplice. Poi il Flux Crystal o il Pure Flux Crystal? Quando il Flux Crystal, lascialo stare il pure. Okay. Lo si fa con le Flux Essence oppure con il Flux Block? Oppure leggi le info lì che alla fine, l'ultima scheda. Drop one charged certus quartz più one nether quartz più one red soldier into a puddle next to one another and wait a moment to receive two Flux Crystal. Puddle certo... è la pozza d'acqua. Ok. Devi buttare dentro a una cosa della redstone, del nether quartz e del charged certus quartz. Esatto. Ok. Charged. Charged certus quartz che lo trovi o in natura oppure lo carichi con qualsiasi strumento caricato che carica la roba. Io voglio vedere quando vede l'inventario. Quando lanciare certus quartz crystal into the charger empowering. Infatti in world semi rarely it appears similar to normal certus quartz except sparkles. Quindi tecnicamente io dovrei già averne trovato qualcuno. Oh, ne hai trovati 14, Max, nell'inventario. Perché ho il cazzo di classe? La dovete smettere di infilarmi roba. Non posso giocare, ma la roba. No, è la gente che mi lancia la roba nell'inventario. Vaffanculo, e chi anche te allora, cazzo. Va bene, niente. Ho quindi 14 glass plus cable. Però comunque sia 14 non mi basta, penso. No, ma io direi no, poi ti vuoi. E poi ti servono dei macchinari per farli, capito? Quindi sì, anche già pronti. È questo che volevo fare. Esatto, quindi quelli là li butterei dalla finestra, li regalerei sempre a Docramo, poveretto, che sempre no, vabbè, a darti una mano. Mi butto, però adesso insomma... Cazzo, non regala niente, oh. Mamma mia! Porca puttana! Vedi che hai sbagliato Costa, Max, di Triestino, non sei genovese, cazzo. Ha sbagliato proprio mare, direttamente. Cazzi miei, scusa, nel senso che... Ok, adesso perché avrà visto LOL. Se una persona ti risponde così vuol dire che ha visto LOL. Esatto. Crystal con anche il Nether Quartz Crystal, che invece è fatto in, come il cristallo del Nether. Serve altro, Max? Allora, quindi adesso devo fare un charger. Esatto. E una volta che io avrò fatto un charger dell'Applied Energistics, che si fa comunque con due Fluid Crystal... Ma scusa un attimo, ma il Fluid Crystal... Ma mi prendono per il culo. Devo trovarne quindi alcuni... Devi trovarne uno. No, devo trovarne due di Fluid Crystal. No, te ne droppa due. Te ne droppa poi due dopo. Ok, quindi devo trovare comunque un charger di natura per farlo. Esatto. Bello. Mi piace questa cosa che devi tipo trovare, ma che cagata abominevole. Aspetta che dopo ti faccio vedere cos'altro devi trovare in giro per il mondo. Sì, va bene, quindi avrò fatto poi alla fine dei cosi e quindi va bene, e mi va bene. E poi?
E poi niente, metti i cavi fino alla cesta e metti l'importer sulla cesta. Quindi adesso devo trasferirmi all'interno del coso delle cose per poter fare la cosa, giusto? Sì, aspetta che arrivo da te. Tu digli di sì, come bene. Devo praticamente spaccare la roba con il mio martello che noi portiamo all'interno del mondo dove si mina in cerca del... Ma sicuro che di non averlo già trovato, tipo... No, non credo di aver già trovato un charged. Vediamo. Cercalo. Nel caso io l'abbia trovato, dimmi dov'è, però, perché io... Non ce l'hai. No, nell'applet, pensavo. No, nell'applet non c'è. L'ho cercato prima. Questo sì, quindi adesso vai a minare e cerca il charged. A che profondità si trova circa? Te lo dico subito. Se vuoi puoi vedere anche tu, basta che cerchi il charged e vai sul World Gen. No, vai via questa roba. No, non la voglio, cazzo. Fammi cercare le cose. Ikimoto, basta. Basta. Ma te ne davo soltanto due per iniziare, dai. No, non voglio. Voglio cercarli, cazzo. Se no non capirò mai niente di questo mondo. Allora, nell'Overworld si trova principalmente fra il livello 28 e 25. Diciamo dal... sotto al... Che cazzo, come funziona sta cosa qui? Che cazzo? Questa è la Y. Ok, allora, dallo 0 fino al 50. Dallo 0 fino al 50, quindi comunque in basso. Sì. Nel Mining World invece lo trovi, che ti conviene andare lì perché devi cercare anche altro, che se vuoi ti dico. Che serve sempre per sta mod. Oh, Zeta è riuscito a regenerare. Al 50. Quindi intorno al livello 23 dovrei trovare tutto. Sì. Sì. Ho ottenuto il 20-14 per un attimo. Devo trovare questo corpo, esattamente, Tamba. È esattamente così. So che sembra una cagata ed effettivamente lo è. Bene. Si va a minare, amici miei. Ah, che bei tempi, eh. It's dangerous to go alone. Take this. Fai finta che ti do in mano Tarf. Comunque sì, praticamente dentro al gioco a volte si trovano queste cose, ok? Questi cristalli caricati. E ti servono questi cristalli caricati per riuscire a effettivamente... Iggy, ma veramente mi hai fatto un martello che hai chiamato a sbeffo? C'è un errore nella battitura, sarebbe a sbleffo. A proposito, ragazzi, non so se c'è qualche moderatore in chat, tu... Aspetta, ti spiego un attimo questa cosa qui. Lo vedi questo meteorite qui che c'hai sulla sinistra, Max? È un meteorite sempre dell'Applet. All'interno trovi degli stampini che sono necessari per andare avanti nella mod. Quindi sbrindellalo tutto. Degli stampini. Stampini. Ok, e come sono fatti questi stampini? Cosa c'è? No, c'è una cesta. Sì, ho capito che c'è la cesta, ma come si chiamano gli stampini? Press Sigpet, te lo dico subito. Si chiamano Inscriber Logic Press. Grazie. Inscriber Calculation Press. Inscriber Engineering Press. Li ho ripresi perché mi sembravano inutili, ma va bene. E Silicon Press. E prenditi anche un po' di quello, cioè del minerale lì, della roccia. Del minerale della roccia? Che del meteorite lì, non mi veniva la parola. No, l'ho già preso. Ah, apposta. Ce ne ho un po'. Comunque, dicevo, non so se c'è qualche moderatore nella tua chat che può far partire una votazione, no? Io sto cercando di convincere la mia ragazza. Sì. Dovevo far accoppiare il gatto e io voglio un gatto che si chiama Asbleffo. Perché? Secondo voi è un bel nome o non è un bel nome Asbleffo per un gatto? Bellissimo. No, secondo me fa cagare, però non... Ecco. Non può far parte. Non fare l'influencer quando stai facendo lo streamer, Ma non c'entra niente l'influencer, ho detto che a me fa cagare, non ho detto che voi deve far cagare. A me piace. Tu gatto finisce. Mi lanci il martello che io rinomino corretto. Timo Sblefo, e va bene. Ho dimenticato una L. Grande cacciatore. Devo smettere di rimbalzare con queste scarpine del cazzo.
Allora, adesso sono a 88, poi sono a... Abbiamo detto che devo andare tipo verso il, 20, il 30, tipo. 30 va 50 bene. E 25, sì. Tra 50 e 25, che 30 va bene. Sto cercando di vedere qualcosa. Questa roba. Cazzo di nulla. Mi hanno fatto la pubblicità di una ditta di costruzione. Ah, sì, l'ho vista. Dito di che, dove, scusa? Ditta di costruzione. Ah, ditta, non il dito. Ok, ok. Il dito okay, di, delle costruzioni. Quindi adesso direi che è un buon momento per fare le cose. E infatti c'è dell'osmio, anche se non mi serve assolutamente un cazzo. Vabbè, ma l'osmio non fa mai schifo. Se devi fare la meccanismo. Ok. Abbiamo trovato del carbonchio, ergo possiamo già fare delle torchie. Ne abbiamo 32, quindi una le mettiamo qua, perfetto. E adesso che siamo esattamente a livello 30, possiamo cominciare a scavare come bastardi. Signor Yatron, buonasera. Buonasera, signor Yatron. Nel momento in cui io scavo con questa cosa, se faccio con il control, logicamente non mi scava in linea retta, fa altre cose. Scava intorno, tipo. In realtà c'è il modo per decidere come deve scavare, però non me lo ricordo, un tasto da premere, me l'ha fatto fare cacciatore. Come al solito, utile come un culo senza il buco, grazie, ti voglio bene. Esiste il modo, ma non me lo ricordo, quindi ce ne sbatteremo. C'è cacciatore, io ti do un input. Okrama ti dà l'input cacciatore, e poi il resto si vedrà. Cacciatore sa... Sono tipo visto, io sono comunque del sud, no? Io sono merdoso. Cioè, io non faccio niente, io Roma. Puoi chiedere a lui. E io continuo a farmare. Non si chiama osmio la roba, no? Si chiama charged cose. Come lo trovo? Certo. In che forma lo trovo? Ci sono degli ore. È uguale al certus. Sì, è quasi uguale, sì, è quasi uguale. No, quello charged, vedi che ha dei sberluccichini blu, mi sembra, se non mi ricordo male. Ma se non sbaglio, comunque dopo che lo rompi escono gli sberluccichini. No, ti sberluccica anche proprio il minerale, mi sembra. Riformulo la domanda, lo trovo come trovo i cristalli quelli là della Taum? No, lo trovi come il ferro. È dentro la stone. Come il forno. Qui devo fare una cosa utile alla nostra sopravvivenza, non mi ricordo cosa devo fare. Devo fare un servo. Un servo. Resonating Ore è quello là per il Resonating Pulse Chipset Critical, non c'entra un cazzo. Non ho idea. Che ha detto? Non ti preoccupare, mi capisco io. Se ti serve qualcosa, hanno aggiunto... Ha raggiunto la seconda mano su Minecraft, le torce le puoi mettere nella seconda mano e mentre stai scavando ti piazzi le torce. Sì, ma io sono incapace, non le so usare queste diavolerie tecnologiche di voi giù. Diavolerie tecnologiche. Seconda mano. Meno male che non l'ha messa nella terza gamba. Altre nostre conoscenze. Ho trovato della terra, quindi adesso andrò a sinistra, così. Io avrei puntato più sulla destra, però va bene lo stesso. E invece? Guarda sopra di Demax, l'hai passato, ho visto il live. Ah, sono questi! Sì, però potrebbe essere sia normale che chargeato, non lo so. Adesso il signor Yatron ci chiede chi sono le altre persone con me. Allora, signor Yatron, le faccio rapidamente un riassunto. Siamo su un server di Minecraft moddato con un po' di gente della ex Geek Battery, tra cui Berro, Okrama, Zliner, Tom, non mi ricordo se era della Geek Battery, ma bene lo stesso. C'era anche Maba e altre persone che ogni tanto saltano dentro. Il server è aperto a tutti i sub che lasciano il sub al canale di Twitch mio, del signor Okrama o del signor Berro. E poi se hai Minecraft e un computer decente, perché abbiamo una bellezza di 300 mod, perché se non facciamo i pacchetti stronzi noi non siamo contenti, puoi unirti anche te sul server a giocare. Mamma mia, che professionale, cazzo, quasi la pelle d'oca. Io no, grazie, ho solo sudato tantissimo per riuscire a dire la frase senza interrompermi. Porca troia. Posso ricominciare a respirare adesso. Però non ti sei impappinato, sei stato bravissimo. Tutta esperienza, non è vero, mi è andata di culo. Quanti livelli hai? Vediamo l'esperienza.
55, perché ne ho bruciati tipo 8 per andare a casa di Max a portargli le robe. Quando ancora c'era il limite di 50 livelli. Eh già, bei tempi. 49. Lo erano. 49 livelli, già. Che schifo. Brutte storie. Io ho rischiato di fare un record, cos'è che era l'altro ieri, con Tarf. È arrivato Tarf allegramente a mazzuolarmi così. Kraman ha ammazzato. A me, devo aver visto in live che avevo 64 livelli, ma alla terza bastonata che mi stava quasi per accoppare si è fermato, perché sapeva già che poi marcava male e avrei brasato via casa. Grazie, è arrivato. Gli avresti currato la casa. Sì, non mi faccio problemi, guarda. 64 livelli sono 64. Sei certo, ma non ho trovato neanche un charged. Però ne basta un charged per farsi il charger. Esatto. Bene. E poi ne puoi fare quando ne vuoi. Solo uno ti basta. E ogni quanto si chargeano i così? No, è semi instant. Ah, ok. È solo all'inizio devi sputare sangue, in sostanza. Bene, dai. Boh, almeno non è una cosa, insomma, sistematica. Mi va bene. Una cosa che però non capisco. Una cosa che però non capisco, che vorrei capire di fixare ASAP, è se praticamente la quantità di vis, di potenza magica che tu hai per la Towncraft, è determinata dalla tua geografia, oppure se va avanti nel tempo, perché adesso io mi volevo fare praticamente gli abiti per poter fare le magie, che mi danno lo sconto di vis per craftare gli oggetti. Però mi dicono che praticamente per craftarli io devo spendere 100 di vis e ne genera solamente 85 il posto in cui sono. E non capisco se devo aspettare, perché io comunque tipo ho craftato un sacco di materiale di fabbrica per poter fare proprio il tessuto per il vestito, però non si carica più di 85. Non capisco se sto sbagliando io o cosa. Capisco. Cacciatore mi ha scritto. Che cosa ha detto? Benissimo. Allora, praticamente cosa stiamo parla? Allora, Towncraft. Ho capito cosa hai detto, solo che sono ignorante con la Towncraft. Io spendo il cervello, allora. Che stronzo. Almeno sono l'unico che parla e che ti dice la verità. Non tu, quell'altro che ho spento il cervello. Vaffanculo, scusa. Cazzo ne so della Towncraft? Io sono un tecnico qui. Sono come un si tecnico. Una cena 3x3 con il cookbrick? Sì, con il ciao, cook. Caso, ti amo. E che... la fornace 3x3? What? 3x3 con il cookbrick. E basta. Ah, ecco. Fai... scusami, devi usare anche il martello dell'ingegnere. di una smartellata addosso. Gli dai una merata col destro e lo attivi, tra virgolette, no? Sì, una roba del genere. Ti sei laureato, però. Sì, sì. Porca puttana. Sì, poco, però. Iki, una domanda, ma sto martello non può smettere di fare rumore elettrico? Perché no, perché ti fa minare più veloce. I cristalli, Max, mentre scavavi, non te ne sei accorto. Cosa, Iki? No, li ho trovati, solo che quando fai il rumore elettrico ti fa scavare più veloce. Sì, quello l'ho capito, ma non si può mutare questa cosa. Prova a metterti un sound muffler sopra il... No! Io sono andato avanti una vita con quel suono nelle orecchie. Sono così coglione che ho scavato in quadrato, ho trovato la mia galleria. Dio caro! A forza di girare a sinistra, Max, ogni volta che trovi la terra, porca puttana. C'è un Certus che è saltato all'inizio della tua galleria. Ma che cazzo, vabbè, allora continuiamo di qua, porca troia, che rimentecato. No, ma continua a sinistra. In realtà è nella media, è il comportamento umano proprio. Ma io essere coglioni? No. Girare in tondo sembrando di star facendo chissà quanti chilometri, poi sei sempre fermo in un punto praticamente. C'era quella storia là della gamba dominante lì che facevi più cose. No, ho trovato una shaft, vabbè, era di mezzo. Inganno, slealtà. Ok, proviamo ad andare di qua. Se qua ho trovato la shaft, ne troverò un'altra poco più avanti, io penso. Invece. Vediamo. Le gufate epiche. Scusate. Comunque mi si è rotto il martello, ecco. E quindi cosa ci vuoi fare? Il minotauro non mi fu costruito da Dedalo, ma da Max fino a che non gli si rompe il givello, e infatti
Ma che bel givello. Ma non era così. Che brutta storia. Io dovrei fare una cosa chiamata crafter. Allora, ricordatemi questa cosa qua, il martello continua a funzionare, però fa cagare, quindi a questo punto... No, non funziona. Ma non c'è un blocco che tu gli applichi una leva, la tiri e ti costruisce casa? L'altra leva! Sì, no, c'è. Stiamo giocando allo stesso pack? Una mod che abbiamo trovato qua noi altri e... Allora, in realtà ce ne sono due. Uno è una roba che non mi ricordo come si chiama, la sa sempre cacciatore. Ma Okrama, tu cosa sai? Vieni qua, costruiscimi casa. L'altro modo è Giovi. Tu tiri la leva su Giovi, si attiva, costruisce casa. È uscito, è andato a dormire. Devo pensarci prima. Esatto, è finito il carburante. Esatto. No, non è un architetto, Giovi. È un sviscerato. Ma può essere anche, non me ne frega niente, basta che mi costruisce casa. Good night everyone. Hi Caso, good night. Thanks for stopping by as always. Aiare tutta la gasolina. Esatto, dammi más gasolina. Tutta la... Mamma mia. Che tra l'altro quella canzone è bellissima, io non so come la gente faccia a resistere. Io purtroppo ho sta debolezza che mi piace da morire il reggaeton. Ci sono un sacco di metallari che mi hanno già tipo levato dal loro testamento per questo. E io non so trovare fare un crossover tipo vai facci Fear of the Dark in versione reggaeton come te le immagini? Oddio, Fear of the Dark in versione no non, adesso non mischiamo la merda con la cioccolata, ecco. Ho detto che mi piace la cosa, non ho detto che tipo tutto quanto quello che allora qui no ti mando lì su YouTube, tu mi dici voglio questo e io te la spawn. Lol. Ma fai tu, tanto fa... si deve incastrare. Ma fai tu. Fai tippia, vieni qua, così ti rendi conto. Vieni qua, parliamo di progetti, vieni qua, ma i progetti quelli con 5G? Che tra l'altro non esiste modo per uscire dal tuo punto di merda. Come faccio a salire? Che due coglioni! Prova a fare slash home. Hai ragione. Fa schifo. Ciao Lore Gaia, grazie mille per il tuo follow, benvenuto, benvenuta. Oh, vedo la montagna di Z che sta iniziando a prendere forma. Non è vero. Da dove puoi... Avete spostato... No, non avete spostato un cazzo. Caruccio. Un bel inizio direi. Ciao Vacallo, ciao, come stai? Ciao. Ma che cazzo ne so. Non è casa di nessuno nello spawn. Allora. Vediamo se qua ci sono già dei stick. Sì, ce ne sono, ma ce ne sono pochi. Ah, giusto, io devo fare, che già che mi stanno mettendo attorno i semi, io devo fare una roba che non ho ancora fatto, giusto? Cambiare mestiere. No, per adesso no, dai, reggo ancora un po'. O reggaeton. Anche. Quando senti sta roba proprio ti viene di spaccare le montagne. Quando senti... reggaeton. No, le battute di Okrama. Ah, ok. Guarda, c'è la montagna di Okrama di fianco. Ops. No, sei fermo. C'era. It was. Allora. Comunque ho minato per bene all'interno della gara, ma non ho trovato il resonating, ho trovato solamente il normaling. Quindi continueremo a cercare. Il resonating. Sempre bestemmiando chi so io. Qualche mamma in qualche mamma in particolare? Tando la cazzo. Ah. No, sono io che tipo sto tentando di non fare troppa forza perché altrimenti magari mi vola il piatto e bestemmio. E stavolta non c'è home page che tenga, ragazzi, lancio un Cristo con lanciamissili che
vi giuro, lo si sente fino alla cappella di San Giusto. C'è il come si chiama, il cappellano là, il parroco, si sveglia nella notte tipo con le orecchie che fischiano. Madonna santa, che temporale. Ok, ciao Valo, grazie mille per il follow, benvenuto o benvenuta. Grazie Etta per avermi fatto le pappe, sei molto gentile. Se qua metto l'app, sta no. Cazzo di tank, la metto da un'altra parte. Buono. A posto. E comunque Tazzo ancora non è arrivato. Maledetto. Ok. Ritorniamo nella dimensione alla ricerca di certo. Papparam, paparababababa. Tra l'altro chissà Dio dove cazzo era il posto in cui io sono andato a cercare, data la mole di come si chiama. Buonanotte Yatron, buonanotte. Notte. Gray, anche tu hai assolutamente ragione. Sasha? No, no, Gray the question point. Chiama. Questo è il punto. Puoi anche farti di riparazione di cobalto per non dover tornare a casa ogni volta per ripararti l'oggetto. Che tu c'hai ragione. Ma ha ragione quella con 5G, vero? Sì, sì. La stessa del progetto. Ma la Liquid XP, che voi vi ricordate, fa tipo luce? Sì. Che fico. Che fico. Adesso mi devo fare di altri tank dell'Open Blocks. Oh, che cazzo. Allora, sono a... 69. Ragazzi, quanti anni abbiamo? Anche voi che siete agli anni, sono i mesi. Ah beh, allora. Allora, ma mica ti si è expato il martello nel frattempo, quindi metti altro livello di ciccionaggio. No, è ancora comfortable e mancano ancora tipo 5000 colpi prima di 5000 martellate sui denti. Ma il sbleffo quando si rompe come lo devo riparare? Con il cobalto? Cioè, fatto cazzo, non mi ricordo che materiali abbiamo fatto. Ah, ne ho una quinterata e mezza di cobalto, non ti preoccupare. Lola, alla fine sono tornato esattamente dove ero. Ficata. Più o meno. Ma insomma... dunque, io stavo cercando una questo cosa, vuol dire che di nuovo è abbastanza semplice. Mamma mia, ho sentito un sì, un richiamo, no? Sì, un richiamo della foresta, certo, in sottofondo. C'è leggero leggero, c'è maltempo. Mufasa. Bam 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 bam. Ah, il tuo martello alla fine la testa l'ha fatta cacciatore e l'ha fatta con quel materiale che sembra una moneta virtuale, sembra tipo fatto in Bitcoin, una roba del genere. A Ethereum. A Ethereum. Quello perché ha minato talmente tanto che ha fatto anche... minato talmente tanto in Minecraft che ha fatto su anche il martello che ti mina anche Bitcoin. No, aspetta, c'è un Bitcoin che c'è una moneta virtuale che è Ethereum, una roba del genere. Sì, Ethereum. Il tuo martello è molto... Mi hanno regalato un Bitcoin fisico, però è ovviamente una riproduzione. Un Bitcoin fisico che io sappia non esiste. No, infatti è solo una riproduzione in metallo platinato in qualcosa.
uno scampo. Ah, hai platinato il Bitcoin? Oh, ne hai minati talmente tanti che hai platinato il Bitcoin. Vedi? Non ah, le battute quelle sprecate proprio. Io non mi ricordo mai cosa devo fare. Arrivo qua, devo fare una roba, non me ne ricordo più. Bene, ho buttato il muro e sono tornato esattamente dove. Okay, perfetto. I cioè tank, fare i tank della open lock. Tunnel. Dove sono i tank della open lock? Sono questi qua? Yes. Ossidiana e cazzi e mazzi. Bene. Certo, Squartz, ma ancora nessun charged. Te lo posso caricare io? Aspetta, no. Che ricontrollo ancora. Ti ho detto stronzato. Charged. Ma ragazzi, non è possibile, cazzo, che sia un po' così. No, rapido. Esistono i charged comunque in natura, eh? Eccolo! Secondo me è questo, Sglang! Sì, charged Chartus, per sparare. Oh, ah. Oh, sì, succhiatemi il cazzo. Ah, è arrivato. Ne ho addirittura trovati 4 di charged. Madonna, cazzo. Mamma mia, festa grande nella corte di Francia. Kismi si è portato due amiche? Esatto. Mi sembra di ricordare correttamente. Cristina, facci un po'. No. No, cos'era questo qua, Luca, ancora? Sì, sì, era quella sera che ti abbiamo mandato il messaggio urlando come di deficienti su ancora Telegram. No, non su Telegram, su... Un tot tempo fa ci fu un concerto di Cristina D'Avena a Lucca, dove tra l'altro parteciparono anche i Gem Boy, può essere? Non me lo ricordo. No. Gem Boy non mi pare. No, non c'erano loro. Non che lo fosse. Non c'era Carletto FX. Comunque, il senso è che in mezzo a sto concerto ci fu tipo sto tizio che urlando proprio a squarcia. Di fianco a me a Z proprio. In un momento di silenzio assoluto invitò Cristina a praticargli del sesso orale, ma in maniera piuttosto così. Quell'annuncio più iconico è quella dei Nano War. Che però non mi ricordo che cosa sono. Cosa cazzo avevano fatto i Nano? C'erano. Signorine, umettate le vostre micette. È vero. Vabbè, così va anche bene, ma insomma, cioè urlare all'artista. Cristina, cioè, è proprio terribile, cazzo. Ma non tipo di per sé, ma più che altro per come si possa essere sentita lei, poveretta. Non penso che abbia sentito. C'era felice, che ne sa. No, ma non è vero. Cioè, c'era talmente tanto di quel casino che non aveva manco sentito, qua. Fidati. Tu vai, cazzo ne so, tipo di una porno attrice. Allora, sì, ok. Ma devi capire che nel 2016 ancora non esisteva il perbenismo. No, si tratta di perbenismo, cazzo. Che se tu fai, cazzo, canzoni per i bambini, non ti vado a dire quella roba là in live, basta. Puffami qua, puffami su. In generale, è in generale volgare, ma ripeto, contestualizzando, no? Cioè, se tu andassi a un convegno appunto di gente che succhia i cazzi per lavoro, allora effettivamente ci si aspetta che tu abbia dei comportamenti un po' come... Però questa qua letteralmente fa i come cazzo si dice... I concerti di sigle per i bambini piccoli, cioè, non glielo vai a dire la roba che non esiste, tra virgolette. Era codice Morse, Max. Esatto. Merda, ho ancora troppi livelli, cazzo. Arrivo, Max, arrivo a dormire. Chiedilo, per Dio, non fare Z in chat. Ce ne basta già uno in live di Z. Certo. Io non ho neanche un letto, per dire. Inizia a fare slash set home. Buonasera. Come slash set home? Fai slash set home. Non mi ricordo se è attaccato o staccato. Unknown command. No, forse proviamo attaccato. Ah, home set, a posto. Tutte le volte che fai slash home adesso rispondi nel punto esatto in cui hai digitato il comando. Perché hai perso un Game Boy?
Copy paste gadget. Che cazzo mi hai dato? Non farlo. Ray trace fluid false. Che cazzo è? Dove è cacciatore? Non so, mi hai tirato un Game Boy in faccia, mi hai fatto male. Cosa cazzo? Salutatemi, salutatemi. No. Cosa cacciatore allora? Vedi dove lo vuoi? Dovrebbe esserci caricato dentro metà del castello. Ma chi, cosa? Dove? Di che stiamo metà parlando? Metà del castello. Ma no, no, aspetta. Lì quel non farlo. Qualsiasi cosa ti abbia detto, non farlo. Perché ho visto il castello di cacciatore e ci sono 30 fps a casa sua. Se tu spawni una roba del genere. Ma io poi tolgo tutto quello che non mi serve. È piccolino. Non è piccolino. Tipo, allora, la cosa che hai detto è tipo quella puntata di SpongeBob. Dicevo, come si fa a fare un cerchio? Allora disegni il David di Michelangelo, poi togli le rifiniture, togli la linea. Vuole un cerchio. Sì, un altro. Certo, io ho paurissimo. Comunque, Etta, ti ho ringraziato che mi hai fatto le pappe, vero? Grazie. Sì, gli hai detto prima. Vabbè, scusa, cazzo, la prossima volta non lo faccio. Comunque, metà dentro la montagna e metà fuori, una cosa del genere. Esattamente come le due. Diciamo che la nostra fantasia da maschi medi che giocano a Minecraft moddato è wow, una montagna. Ma hai tirato addosso a me? Qualcuno non sapevo è cascato dietro. Ma che ne so, Gray, non ho ancora capito come funziona quella roba lì. Cos'è questa roba? Io adesso ho paura. Castelli in tasca. Io ho paura di cosa spawna. Di cosa spawna adesso Z. Io lo faccio. Ti ho sentito, adesso non ti sento. Ah, ok. Cazzo. Okay. Ma ha fatto una colonna di... Che è sta colonna di cazzo? Grazie. Ho fatto la colonna, mo? Era solo il prototipo, non era la costruzione completa. Nascondila. Ma che ti sta per culà? Comunque il centro più o meno qui mi va bene. Ma che ti sta per culà? Non deve essere uno per uno la pozza d'acqua, vero? Sì, va bene anche uno per uno. Qualsiasi pozza d'acqua, va ma bene se anche è una pozza più grande, non è un problema, no? No. Va bene anche 20x14 per 14. Posso per 20. Farne anche 4x4x4? Puoi buttare quanti ne vuoi. Sì, il pennello. E ti confondi pure a sparare minchiate. Ti confondi pure mentre sparare minchiate. Certo, se non mi confondo non sono contento. Come non cancelli i blocchi esistenti? E allora devi farti te lo slargo, mi sa. Dimmi il diametro, così tolgo quello che c'è da togliere. Il cazzo ha bisogno del diametro. Buon gustaio. Buon gustaglio, signor Z, vuole sapere il diametro. Certo. Ok, qualcosa si è buggato. Ah no, giusto. No, posso. Vabbè, con il martello fai presto. L'altezza giusta della torre finale, oppure... O che ti sfondo la montagna dall'alto, già che siamo qua? C'ho il martello anch'io. Premi G, puoi premere su. Il castello se mi trasferisco. G. Io sono qua. Metto anima e corpo in chat. Mamma mia, soprattutto il corpo LMLM. Non so, ho paura di fare minchiate. Max, dall'ultima volta che mi hai visto sono diventato un 2 Blue Pyroshock. Ah, quindi doppiamente culo. Quindi doppiamente culo. Quindi sei Blue Pyroshock. O Blue culo. E chi culo e chi non lo dice? Ma vaffanculo. Zeta, io te la sfondo la montagna, sappi. Sì, sfonda. Ascoltate un attimo, se c'è la projectile, chiedi se c'è la projectile, la project EX o l'equivalente exchange nel pack. No. No. È troppo P, noi siamo per la roba se... Sto scherzando. Allora, sentite un attimo, la cazzata. Li posso convertire in massa in flux, giusto? Sì, ma quello devi attaccare la corrente. Esatto. Quale corrente? Ma va a cagare, sul serio? Certo, ma tu charger... Sopra.
Ma senti un attimo, metti che era una roba magica, cazzo. Se era magica, era a Roma. Sì, quindi no. Gli puoi mettere, se vuoi, una leva di sull'energia di legno sopra, e la giri. E la giri. Quanto è grosso il tuo castello, Z, per avere una... Non lo so. Non 27 pollici. Detto, non lo so. Perché 27 pollici? Quindi per 2,3, più o meno... Se no, Max, lascia stare, il charger è strano, prende energia solamente da sotto, quindi mettilo sopra l'energia scepter. Si è rotto. Signora, si è rotto sbleffo. Cacciatore, si è rotto il martello di Z, può riprarlo soltanto ora, lei. Max, che ti viene meglio stai zitto. Smontare tutto. Ora te la dovresti fare. Kimoto, esci il... Cos'è che deve uscire? Il pisello. Dov'è il cobalto? Ma non mi ricordo se è in cobalto la testa, l'ha fatta cacciatore. Sì, è in cobalto. Sarà fatto adesso, Cristo del Dio. C'è scritto sopra. Qua. Il cobalto ce l'ho qua, guarda. Vai, carico. Lo vedi che... Ce l'ho in questo anfratto. Ah, è la testa nascosta. La testa di ca... La cesta nascosta. Tutti, che non serve tutti i charge. La cesta ma del sì cazzo. Che serve tutti i charge, hai detto tu. Ma non tutti, cioè ci sono crafting anche senza il charge. Ma fanculo, ma tu detto... scusa, allora, porco due, io sarò stronzo, perché sono stronzo. Ma ho appena chiesto, questi cazzo di Certus Quartz per vattene la pesca, li posso craftare tutti quanti in Madonna del Gesù? E tu hai detto, io non lo stavo sentendo. Assolutamente sì. E allora che cazzo? Ma sono stronzo io? Cioè, sicuramente, ma... Ma ti giuro che non ho sentito la domanda. Forse stavo rispondendo a qualcun altro. Non so. Porco due, oh. Sì, sì, tutte le scuse di Okrama per dire che non era di... Per dire che era di... Vedo cose... blocchi che compaiono e stronzo! Così a caso. Cos'è che vedi comparire e scomparire? Vedo comparire e scomparire blocchi, non so. Ma non so, devi chiedere a cosa. Ma secondo me si è buggato e non lo vedo. Chi non lo vede? No, non vedo... Cacciatore, mi sa. Oppure invisibile. Lo vedo nella mappa, vediamo. Bene, mi sono cacato 26 fluid crystal, allora mi posso fare questi cazzo di cavi di merda, giusto? Tanto ti serviranno lo stesso, Max, quei cosi, non rompere le palle. Io ti giuro, prego che io non abbia mai il tuo indirizzo perché ti cago nella cassetta delle lettere. Che bello, aspetta che te lo mando. Finalmente si mangia. Ok, la quartz powder la posso scassare con un martello o devo avere un pulverizer o roba del genere? Il pulverizer oppure il cosino a mano? Mi raccomando, rispondi bene, Okra. Il cosino a mano è più bello. Interessante. Il cosino a mano è il cosino a mano, cioè. Cosa succede? Niente, mi sa che nuovo crash fluid sag mill macerator compressor manufactory. È gente che è un martello, cazzo. È gente che fa cose. Facciamo così. Così. Provo a rientrare perché non vedo la gente. È un pelino. Ma anche nell'altro server tu non vedevi la gente, zio. Cazzo, provi sì, non lo so. Mettiti gli occhiali, cazzo. È il bello che ce li ho. È un pelino troppo grosso, secondo me, la costruzione che vuol fare. Allora, vediamo se... Ho dovuto reinstallare il pack. Io neanche ci provo. Pensa un po'. Mi accontento di guardarti. Allora, sembra... Tu sei catanese. Tu invece... Io no. Ecco. Addio ad un polmone, sì, mi fa male il petto, sì, da ridere. Adesso iniziano a insultarsi tra conterranei. Di interagire one another. Noi possiamo. È vero.
Io adesso voglio cercare di capire cosa sta facendo. A parte che non lo vedo nemmeno io, cacciatore, non ho capito il perché. Ah, vedi. Adesso Non siamo in due senza vedo. occhiali. No, non vedo neanche le particelle. Allora. Oh, guarda un neutrone. Ehi, ciao! Quiz, com'è che si intrattengono 200 persone girando un Applied Energistics 2 Wooden Crank? Eh? Presenza molesta, eh già. Mi sento intrappolato. Ciao Tommy. Cosa è? Ciao. Cosa è? Non ho Ciao capito Tommy. cosa stai Ciao cercando di Tommy. fare. Hai ragione. Aia. Adesso No. vai, ti pulisce la zona, ti cacciatore a naso, così. Non ho ancora cliccato sul suo builder, però secondo me ti pulisce la zona proprio, te la brasa via. Aspetta la mia testa, aspetta. Tommy, se mi fotti sti quarz che sto tipo grindando da 20 minuti, ti giuro, ti denuncio alle autorità competenti. Non devi toccare le cose. Guardi, di autorità competenti ce ne ha ufficialmente due qua presenti, io E crano, quindi. Jagged 2. Oh, bene. Non so che cazzo di achievement sia, ma sono felice. Cosa ti ha fatto pensare che volevo rubarti il Ma il fatto che quartzo? ti sei teletrasportato in casa mia dopo che avevo fatto tipo un advancement di lungo mezz'ora. E poi sei arrivato e hai fatto l'animazione di qualcuno che apre l'inventario con il tuo spadone di diamante più 4. Oltre al fatto che ho 25 quartz powder. Vieni qua, Tommy, beviamo alla sua salute qui dalla XP. Ma dai, ma vabbè, quelle tank ti conviene levarle da là perché se ci clicchi bevono. Hai visto? Ecco. Come è successo? Dalle tank Allora, dell'open block, sì. 24 Eccoci vuol dire clicchi. 8 e 8 per 2 Oh, oh, oh. fa 16, no? Non è Sì, vero, 37, 42. 32 più 2, 44. Scusi, mi ha parcheggiato un cavallo sulle scale, lei. Perché Cos'è? mi. Lascialo lì, lascialo lì. Manigoldo. Non gli parcheggio. Marrano! Asblef, sei un asbleffo! No, Nuovo certo. insulto, sei un asbleffo. 8 per 2 per 3, cioè 8 per 6, cioè 48. Datemi 48 di sabbia, ce l'avrò? Chissà. Sabbia. Grama. Io ho due di terra, se Sand. vuole. No, ho tre di Tommy. sabbia, che non sono 48. Vado a scavare della sabbia. Oh, che palle. Aspetta, guarda Tommy che ti sta per distruggere la montagna. È partito a razzo. Tutta la sabbia che c'è lì sotto adesso non ci sarà più. Tommy No. ti si cuoce, diventa vetro. No, Non fare aspetta. come la gravel. Ma Basta cazzo. fare un non scavarla vicino a casa, Max, aspetta. Non ho detto che la voglio scavare vicino a casa. Ho detto che però intanto devo andare di sotto a fare le cose. Tu premi start e quel cubo ti distrugge tutto. Cosa? Ah, queste sì che sono le belle. Ragazzi, ma che cazzo Ah, state con. Digimoto mi si gonfia la testa, guarda. Oh. Ma che cazzo. Digi, cosa? Ma che cos'è? Ma No! caro, ma perché ti sei messo. Schiaccia F5, Max. Ti fidi di Perché me? sei un passeggero molesto che mi sto portando indietro? Ti Questo fidi di me? concetto, cioè io uno tenta di avere un advancement dignitoso, ok? Che tipo fare ecco questo. Vabbè, porca troia, dai che sto navigando, non li posso neanche prendere sti affari, Dio. Cosa sta facendo? Ecco, pure sbagliato Ma F5 perché? perché. C'è il E cacciatore perché che adesso sta sei più cercando avanti? di Aspetta, fare cose. vai. Ciao Cesa Game, buongiorno, come va? Mannaggia la morte, Prego. oh. Dove posso attingere le regole del server? Buona questa. Glielo dico io. Perché esistono delle regole su sto server, tipo non Questo far è un laggare, dramma. tipo non far laggare. Oddio. Vieni Zeta, vieni. Abbordaggio Zeta. Guarda, amiche. Cosa state facendo? Ma perché è sparito Z? Volevo vedere la distruzione del coso di Z qua. No, Guarda Max, mi si gonfia la testa, guarda. Grazie. No, anche te. Grazie per la tua sabbia. Zeta, che cazzo ci fai qua? Buongiorno. Mi si gonfia la testa, guarda. Perché ti si gonfia la testa? Hai l'elmetto di te stesso che ti metti come Sì. elmetto? È proprio fantastico, cazzo. Grazie. Prego. Ecco, adesso devo riprendere Ti pulsa come se tu fossi una testa di ca. Che Ah, bello l'inquinamento, ma vabbè, mi è conosci stato proprio chiuso il bene. mare, non è che si può definire inquinamento, cioè.
c'è un villaggio qua. Salutate tutti i Cesa Game che ha chiesto, salutate. No, non l'ho già fatto quando è arrivato e poi mi ha chiesto mi saluti, me ne sono cacciatore, non ti vediamo. Non ti vediamo, né io né Z. Sei trasparente. Come fai? Bella la vita a fare il passeggero nella propria barca. Dai Zeta, vieni qua che c'è da distruggere la casa, che poi io tra 10 minuti chiudo la live. Aiuto, ci abbiamo... Cos'è quel coso di camminare alla velocità dello schifo? Ecco, ma è perché ho anche i piedini che fanno da swimmer, cioè le pinne. Che bravo che sei. C'aveva le, c'aveva le pinne nelle mani. L'unico posto è l'unico posto dove non si scende però, Crama. Dio caro, Dio Crama. Basta, questo cazzo di crafting station, da dove mi che io non voglio sapere che cazzo sta facendo. Culo, piglia. E allora? Oddio santo. Madonna mia, ragazzi. Scompare la montagna, scompare la montagna. Ma qua ce n'è ancora, ce ne sono due, tre. Vai Zeta, facci sognare questa montagna che sparisce. Oh, cacciatore, ciao. Oh, eccolo. Adesso lo poi vediamo, lo possiamo prendere a schiaffi. Lo vediamo. No, non lo farò. Invece che erano tutte chiamate Max, già. Come lo avvio? Così. Tra l'altro penso che questo qua sia tipo il peggior modo di... sia il peggior modo di, come si dice, di farmare il vetro all'interno di questo server. Ah, pensavo di fare una live. Ma no, ma stai facendo il vetro nella fornace, hai visto se è compatibile prima? Ma sì, sì, sarà compatibile, si spera in Dio. No, dai, non è detto, non è detto Max. Questo lo dici tu. Va bene, allora mi troverò con 48 fottuti cazzo di clear glass senza potermene fare nulla. Va no, bene? Funziona, no, funziona. Qualcuno di cazzo, passamelo, grazie. Non è un problema. Sto 35 blocks. Magari dovrei fare tipo altri casting basin. Io mangio delle farlo. La verità è che sì. Sì, sì, okay, come... tra poco inizia. E non c'era abbastanza corrente. Ikimoto, perché non hai abbastanza corrente? Ma lo so, è la sua corrente quella, cazzo vuoi da me? Aggiungi anche la tua. Tavola. Sta scandalizzando. Che c'è un amico in più? Sì, no, signor Z, c'è, ho una presenza femminile in chat che... E rompi il coso, la sta osservando attraverso la mia live. Andiamo a guardare. La faucet rompi. Perché la gente vola e io no? Ma guarda che non volo nemmeno io. Cioè. Nemmeno io. Neanche io. No, guarda. Io sto zitto. Ha affettato la montagna. Come ha affettato? Che sono duetti, vieni, che faccio? Vieni dietro, lascio. Vieni dietro. Vieni dietro, dietro la montagna. Ma quindi se la montagna... Chi è dietro la montagna? Se la montagna non va da Iki... Ah, già che ci sei qua, la fai lascia. Andiamo dietro la montagna, soli soletti, vieni Iki. Ma... Fatti pure la pala a sto punto. Ma che cazzo, fai tutto quello che ti pare. Vabbè, sono tipo... sono tre quintali di montagna, che faccio? Lascio. Strang, guarda, strang. Ah, qua si vede meglio. Strang. Sì, anche da qua si vede. Vieni qua, Kimoto, vieni. Ma anche da qua si vede. Vieni qua, Kimoto, vieni qua. Vabbè, ma guarda, ci troppa troppa roba a terra. Vacci tu e gli cicaca. I vacci tua. Ma vedi, questa è la cittologia, visto? La cittologia applicata. Reato, stai buttando giù la montagna? Sì. Non so, è il cacciatore che tira giù cose. Non fargli fare male, cortesemente. Con un grande fan. Ma no, sta soltanto... Chunk per chunk, vedi che bello. Ma no, sta soltanto facendo cose strane. Stiamo facendo posto per casa mia, praticamente. Ma quella là è fabbricata con la leva dell'IKEA o come funziona? È fabbricata con la leva di cacciatore, quella di Z, e la mia è molta preoccupazione. C'è molta preoccupazione. La grandezza più o meno dovrebbe essere questa, se il cacciatore non ha errato. Non ha caccato fuori dalla tazza. Non è un cacciatore errante. Però così mi obblighi a risponderti, essendo... che ho guardato LOL.
È incredibile che ti abbia sentito con tutte queste voci, ma vabbè. Male che va, la ributto giù. La montagna o che cosa? Chi è mio fratello? Sarà orco cane, se tu sei cane orco, no? Ho chiaramente cagato fuori dalla tazza. Hai cagato? Ovviamente. Hai cagato? Hai cagato? Chi rasa le pecore? Perché queste domande strane? Chi tosa? Tosa. No, ha scritto rasa. Ha scritto rasa in chat. Ha scritto rasa. Che allora cazzo ti devo dire? Allora non intendeva le pecore. Cioè, ascelle, forse. O altre parti del corpo. Non riesco a recuperare perché sotto sti cazzo di tubi di merda. Dopo spacco tutto. Avete presente quando passate ore sui social, su Facebook, sui reels di Instagram a guardare minchiate? Mesmerizing videos. Sì, ho presente. Sto guardando spagni della montagna davanti ai miei occhi ed è bellissimo. Non ho capito, no. Sto guardando svanire la montagna ed è bellissimo. Mesmerizing videos. Non è efficiente mettere le cose cos'è. Non credo che funzioni, tra virgolette. Perché funziona solo tipo con gli animali, ecco. Credo almeno. In realtà c'è ragione. No, però. Le mie torce. Sì, cioè se lo metti qua... Aspetta, penso che abbia finito. Sì, è finito. Ma sta merda verde acqua se ne va oppure rimane? Sì, no, va via quando spegne il macchinario. Funziona? No, giù. Giù dove? Più di uno io non mi metterei in mezzo alla montagna. Ho capito. Però aspetta, prima di fare questo... Ma io mi posso lanciare giù dalla montagna, Z, senza farmi male, qual è il problema? Per ora... Si è un po' sgravato. Era sulle mie scale prima, poi non so che fine ha fatto. Sto stronzo. Rubate a casa dei maghi che vi danno fuoco. Allora, adesso bisogna vedere se effettivamente i vetri sono compatibili. Facciamoci quattro risate tutti assieme tra tre. Sono compatibili. Sono compatibili alla faccia vostra. È da un'ora che te l'ho detto. Sgrang! E ne ho fatti 18, ma ne devo ancora fare dunque 12. Quindi adesso ne faccio 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eccolo il cavallo. Sì, l'ho visto. Vuoi vedere una magia? Sono terrorizzato, ma fai pure. Terrorizzato. È terrorizzato. Mi coglionito. Voilà, ecco la magia. Come fai a dormire per aria? Vedi? La magia. La magia, l'illusionismo, la prestigibilizzazione. Dirigirizzazione. Cosa deve costruire col cavallo? Che cazzo fai, Okrama? Sarebbe bello. Ma non tutti e due, tipo pochissimi così. Poi va a finire che ce ne sono. No, aspetta, vuoi vedere una magia? Però ti faccio. No, scendi dal cavallo. No, il cavallo è mio, è prezioso. Vai via. No, non ti faccio male al cavallo. Vai via. Mi vuole uccidere il cavallo. Aiuto. Cacciatore, a che punto è la costruzione? Che io tra un po' devo staccare la live. Volevo vedere la casa di Z completa. Aiuto! Vuole uccidere il cavallo! Comunque avevi ragione, Gray, hai visto? Pensavo che non si potesse fare, invece in realtà è molto... Anche a me piacerebbe vedere casa completa. Guarda, c'è il cacciatore? No, fermo, che sta facendo cose, cretino! Non gli tolgo neanche un cuore! Cretino. Non mi interessa. Stai via, vai via. Stai via, vai via. Stai via, vai via. Vai via tu! Siete stupidi. Bello che cacciatore ha detto vado cacciatore ha detto vado a prendere i materiali ed è andato a casa di Okrama, chissà perché. Che ha fatto cacciatore? Ti lancio libri strani, ti lancio. Che cos'è? No, sto scherzando, è andato all'altare, quello che c'è di tra casa mia e casa tua per teletrasportarsi. Auguri. Auguri a chi? Ha detto che è andato all'altare. Ma guarda Z che lancia le frecce a cazzo. Guarda. Vabbè, quanta clay ti serve, cacciatore? Ma fammi capire, utilizza... Ma c'è sotto, insomma, si prende. 15k di clay. Cosa?
Quindi utilizza. È un castello. Che cazzo gli hai fatto? Il castello in terracotta? Cioè, hai fatto un castello in ceramica? Come cazzo? È un vaso, non è casa. Ah, vabbè, le formiche sono nei vasi, giustamente. Bravissimo. Quanta acutaggine in una sola frase. Quanta acutezza. Acutaggine. Va bene. Ronzaggine. No. No. Cioè, qua invece come mettiamo? Così. Che guarda, c'è Tommy che un po'. C'è Tommy che un punto a spilli, cazzo. Sono fragile. Con quante G fragile. Sono fragile, con quelle tante quante un progetto. Madonna, guarda, okay, c'è Words, Fibers, e adesso Crama adesso ci capri tutta casa. Ma ci sei fatti? C'è Tommy, che cazzo, veramente siamo un punto a spilli. È finito? Dove è sparito? IM Glass Cable, esatto. E quindi sono fatto 52 di sti cavi. Perfetto, dove la vuoi mettere? Hai sbagliato di 3, mi dispiace. Sto pensando, dove la mettiamo? La mettiamo tipo che esce da qua fuori? Oh, si vede. Qua il muro? Cosa si vede? Allora. Ah, che fico. Oh, che fico. Però fai una cosa, diciamo così. Ma solo io non vedo un cazzo qua. Kimoto, vieni qua, dove sei? Vieni qua, ti passo il tool per vedere l'anteprima. Aspetti, sono arrivato lungo. Sì, almeno puoi chiudere sta cazzo di live. Ah, perfetto. Dimmi, Krama, cosa stavi pensando? Allora, fai giù, scava, e fatti il percorso. Che sboronata. Ok. Ma c'è quel tool che può modificare i blocchi? Puoi come metà torre, scusami. E se attacchi tipo la crafting table, si colora dello stesso colore del cavo. Lo Krama, c'è l'exchanger, quello là per i blocchi? Si chiama exchanging gadget. C'è, giusto? Pop gadget. Sì, è tipo io, una. Guarda, male che non ho fatto sto battuta, ho pensato la faccio. No, è troppo stupida. Grazie per aver ricordato. Il Kimoto serve quel coso per costruire case. Un'opzione. Aspetta, anzi che non ho detto un po' pisello. Voglio vedere da un'altra prospettiva la casa. Porca puttana. Ma da dentro il buco del culo non è congeniale. Vieni qua. Ma stavo cercando. Vabbè, insomma, questa non si vede bene mai casa questa. Ma c'è un po' bruttina piazzata così in mezzo alle montagne a cazzo, però. Merda. Ma non li consumare, che devi prenderti anche la cassa lì sotto. Ma la... poi c'è st'ingresso, 52 cavi, c'è sti cazzi. C'è st'ingresso messo qua a cazzo a metà testa. Si modifica, si appiana, si Z. Che poi aspetta un attimo. I A E O U. Y. Vaffanculo. Cristo, c'è mezza misura con sta fionda di merda. Non avevo fatto un buco apposta. Sì che l'avevo fatto. Tipo qua. Non mi spiazza. Vabbè, differente. Questo comunque. Hai mancato un... Sì, perché non me lo prendeva. Adesso faccio. Ecco. Però in realtà non è che mi serva tutta sta roba. No? Cioè non lo voglio qua fuori sta affare. Io vado a vedere cosa fa Max, poi stacco la live, sennò mi perdo stasera. Tanto la casa di Zeta non riesco a vederla. Sì, però vedi che è bello internet, prendi drive, no? E la crafting terminal. Vedi che bello internet. La ragazzi, gente non parla tutti insieme perché non capisco un cazzo. Ripeti un attimo, Krama. Prendi il drive. C'è? E il crafting terminal. E basta. E basta. Adesso lasci qua. Posso picaxare? Sì. Perfetto. E adesso monto tutto quanto qua fuori. Esatto. Posso mettere direttamente i dischi fissi qua, no? Tanto sti cazzi. Sì. Perfetto. E il MI coso... pisello. Prima il cavetto. Ah, sì, giusto. Cling. Cavetto. Adesso chi è che mi doveva dire un'altra cosa? Ripetetemi che non... Dicevo,
Sì. Quanto è bello internet, la gente paga per giocare con noi, sì, e poi ti costruisce pure casa. Visto che roba, sono proprio stupidi. Bravi. Ma cosa? Questo non volevo dire. Okay, buonanotte. Almeno non in modo implicito. Esatto. Però... Ma chi è sto tipo? State combinando. Toremast. E chi è Toremast? Come indietreggia. Messaggine. Bravo cazzo, sei proprio il re della spiritosaggine, puttana. Che simpatico umorista. Comunque, Max, hai presente la frase che ho detto prima sulla bellezza di internet? Sì. Ritiro tutto. Ritiro tutto, ecco. Ok, perfetto. Ok. Adesso bisogna vedere se riusciamo a praticare. Cioè, sta cosa è veramente l'inefficienza fatta. Piango. Fai bene, cazzo. Tra poco ti do un motivo per farlo. Allora. Porca troia. Ragazzi, sta fionda, io non riesco proprio a controllarla. Ma che fionda? Quella la slime. Ah. Quasi quasi, tra l'altro, sposto tutta quanta sta roba perché... No, non farlo. Fallo, fallo. Sposta tutto, spacca, spacca. Dovrei avere cavi sufficienti, guarda, sicuro me ne mancherà tipo uno e dovrò andarla a pescare alla fine della cosa e allora ci sarà Okramo che mi dirà non dovevo fare... Io dovrò anche... ragione. Aspetta, non ho capito, cos'è che dice? Che dici... Ma anche i pezzi di culo. Ah, ok, allora, ok. Allora. Il moralizzatore. Così come tra l'altro butto giù questo e questo, questo e questo. Adesso scava nel posto sbagliato e tira giù mezzo pavimento. Okay. Ciao Glismelmosi, grazie mille per il follow, benvenuti, tate tutto. E no, non mi basteranno mai questi cavi. Comunque, e al di là di questo, ecco. L'import bus, dove cazzo lo devo mettere? Alla fermata, come se fosse un battezzetta, listiere. Ma l'import, ah, quindi praticamente da sotto la cassa qua. Sotto, dove vuoi. Se la sciuscio ovunque. Ah, buon gustaio. E da qua praticamente ciuppo i cavi. Ma quindi casa di Zeta non c'è. Vai. Ancora? Perché? Non mi pare. Che pacco. Speravo di chiudere la live e niente. Vabbè, ma signore, io la live la chiudo, signore. E anzi, guarda, facciamo proprio le cose fatte proprio benissimo. Così? Sì. Quasi quasi, guarda, vado a raidare Max, così tanto per... A questo punto, tra l'altro, senza che diventiamo così deficienti, io posso anche metterla tipo ad altezza uomo, tra virgolette, cioè non ad altezza uomo, ad altezza uomo, invece. Questi qua si possono pickaxare senza problemi, vero? Sì. Sì. Ha detto solamente l'industria, cazzo, è rimasta stronza come mode. Vabbè, ma con la wrench fa un colpo. In Dustcraft o Tech Reborn anche. Sì, in realtà potrei usare anche la wrench per i cavi della mechanism per buttare. Non ho una montagna, sto solo quello che non ho. Sto cazzo. Vabbè, signore, io chiudo la mia live e vado a rompere le scatole così a random a Max, giusto per rompere. Bravo, le scatole. Così si fa. Bravo, lo faccio anch'io. Che... Ah, giusto, c'è anche quella cosa lì che puoi premere il pulsante. Sì, c'è il pulsantino, schiaccia ride. No, non tu, è la cosa del control, me la dimentico sempre. Ah, l'altra cosa, perfetto. No, vabbè. La signore, io vi saluto. Per chi c'è in live domani pomeriggio, ci si vede domani pomeriggio tra le 5 e le 7. Se non ci fosse nessuno, paziente, sono cose che capitano. C'è la via. Già, brutta storia. Non so come uscire, ma questo è un altro problema. Ciao, ciao a tutti, andiamo a rompere le scatole, per modo di dire, a Max. Ciao. Ah, ora c'è tutto libero. Ah. Con quale goduria qui questa ora roba potete così... ruotare, tiritare tutto quello che volete, tanto non è un problema. Ciao Iki Motors, salve, sono sempre qua. Iki Motors. Buonasera Iki Motors, Ari, salve.
Quanto che non ci si sente? Quasi Già, 10 infatti, minuti sono fa. passati cosa 5 secondi, no, 10 secondi, quant'è il tempo del ride? Dirt, eccola qua. Vabbè, Dentro. signori, Dirt glielo dice a io qualcun altro. seriamente, ecco. Andiamo a dormire, tipo. Ma chi? Signori, io vado a dormire Tutti. per far passare. No, niente, mi hanno fregato il lavoro. Tranquillo, ti rimane sempre l'altro. Esatto. Ma mi serviva la notte per usare fare l'altro lavoro, cazzo. Vabbè, signori, io direi che vi saluto ufficialmente anche dalla live di Max qua, perché vado Ciao a signoritti, un dormire. abbraccio e faccia il bravo, più o Anche meno. lei faccia il bravo, mi raccomando, non farmi troppe cose strane e via. Non so a cosa tu ti stia riferendo, amico mio. No, visto che c'hai il Ciccia, lapide ciccia. potenziato adesso, sai, non si sa mai che fai cose strane, No, boh, potenzi. intanto adesso, tra l'altro, ora provo anche a vedere se questa cosa che abbiamo appena fatto funziona, perché ora sta roba è vuota, ma voglio vedere se effettivamente tipo si cosa. Leggo il sottotitolo, sei un creme stronzo. Ecco, Glismelmosi. Allora, Se ho facciamo grama finta e che io devo stronzo. avere delle cose da smeltare, tipo tosti, Goldor. Adesso li fracco dentro, sblam. E sparapam. Esatto. Sbam bam.